Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti, soprattutto benvenuti a questa che doveva e sarà sicuramente una mattinata interessante. Quindi, in pregio di portare il saluto dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, insieme ai ringraziamenti e ai complimenti per questa bella iniziativa. Saluto la dottoressa Maria Antonietta Mascaro, referente della cooperativa Monti del Reventino, poi gli altri ospiti che ancora mancano, li cito comunque, l'infaticabile presidente del GAL Due Mari, dottor Francesco Esposito, che sarà con noi tra poco, il capofila del progetto, Franco Fazio, che è seduto insieme a noi, dell'azienda agricola Allasia Planta, la dottoressa Vincenzina Scaldo, che ancora non è arrivata, il preside, dottor Antonio Carigiuri, dirigente scolastico dell'Istituto Luigi Costanzo, e poi un funzionario della Regione Calabria, Rodolfo Elia, dirigente del settore qualità e promozione delle produzioni agricole, che arriverà tra poco. Biodiversità tra i due mari. Quando ho visto e ho letto il titolo di questa mattinata, ho pensato subito al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. Non so se lo conoscete, è un parco molto bello, curatissimo, veramente un tesoro di diversità biologica che invito chi ancora non l'avesse fatto ad andare a vederlo. Ma poi c'è il sottotitolo: l'educazione ambientale e alimentare vanno a scuola. Questo mi ha fatto pensare che veramente stamattina stiamo affrontando, e questo lo dico soprattutto a voi ragazzi, argomenti molto seri e decisivi addirittura per il destino stesso dell'umanità. Nell'ambito dei trattati sviluppati dalle Nazioni Unite, sapete che sono le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, esiste anche la Convenzione sulla diversità biologica e anche l'Italia ha recepito. L'Italia ha recepito in una legge del 2010 e la definizione di biodiversità secondo la Strategia Nazionale per la Biodiversità del 2010 è questa. Adesso ve la dico, ve la recito così come è scritta nella legge: la biodiversità è sinonimo di diversità biologica. Per biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di organismi viventi in esso presenti, attualmente purtroppo minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla riduzione dell'habitat. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, sapete cosa sono i geni, di specie ed ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile, quindi, dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta. Con l'avvento delle biotecnologie, durante il secolo scorso, si è fatta sempre più impellente la necessità da parte dei singoli governi e delle organizzazioni internazionali di stabilire delle regole certe, di regolamentazione atte alla tutela della biodiversità, sia animale sia vegetale. In particolare, la biodiversità agroalimentare di molte colture si riteneva potenzialmente minacciata dall'irruzione incontrollata sul mercato degli organismi geneticamente modificati, per i quali la legislazione varia da paese a paese e in alcuni casi ancora deregolamentata. Secondo uno studio pubblicato su una rivista internazionale, Science, la distruzione degli habitat naturali per il loro sfruttamento agricolo ha totalmente ridotto la varietà di piante e animali esistenti, al punto che la biodiversità del globo è scesa sotto il livello di guardia, con conseguenze potenzialmente disastrose per gli equilibri ambientali e per la stessa sopravvivenza dell'uomo sulla Terra. E sempre secondo questo studio,
Inoltre la metà della superficie terrestre, che ospita più del 70% della popolazione mondiale, il livello di biodiversità è talmente diminuito da minacciare la capacità degli ecosistemi di rigenerarsi e di supportare nel futuro la vita dell'uomo. Dopo l'introduzione, e passiamo al sottotitolo, dopo l'introduzione dell'educazione civica come materia obbligatoria, ora arriva tra i banchi anche l'educazione ambientale, e ne siamo contenti, non che non faccia parte già dei programmi della scuola, ma il ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonte ha annunciato che non sarà più una materia facoltativa. L'Italia sarà il primo paese al mondo dove lo studio dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile sarà obbligatorio, affinché la sostenibilità e il clima siano veramente al centro del modello educativo. Io vi lascio e non vi annoio più, vi rinnovo i saluti e vi auguro una proficua giornata. E vi ringrazio di essere qui. Grazie Sindaco. Buon lavoro a te. Grazie. E buon lavoro pure a noi. Buongiorno a tutti. Grazie signor Sindaco perché le sue parole hanno... Ah, ecco il Presidente Esposito. Buongiorno. Buongiorno. Prego, prego. No, per carità, lei... Esatto, passo subito la parola al nostro Presidente Francesco Esposito. Ciao Presidente. Ciao. Sì, io vi chiedo scusa per il ritardo, però purtroppo sono dovuto passare dall'ASLA. Biodiversità tra i due mari. E ho visto la tematica dell'alimentazione. Oggi uno dei problemi principali è la scarsa prevenzione che si fa sull'argomento, che poi diventa prodromica e successivamente per tutta una serie di patologie che vengono acquisite poi nell'età adulta proprio per colpa del fatto che non si fa un'alimentazione corretta. Però di questo, siccome Leonardo, da grande pediatra, sicuramente non ho sentito il suo vi avrei detto, io invece vorrei lanciare una provocazione, questo in quanto io sono qua come presidente del GAL. Sì, allora il GAL è l'acronimo, perché voi dovete sapere, quando diventerete grandi vi dovete pigliare un dizionario degli acronimi della comunità montana, perché la comunità della comunità europea, perché la comunità europea è piena di misure con i numerini e di acronimi. E comunque il GAL sta per gruppo di azione locale. Sono delle società miste in cui sono compresi i comuni, le associazioni di categoria e i privati, e vanno a distribuire attraverso una serie di bandi pubblici una serie di fondi che riguardano l'asse 4 dell'agricoltura del PSR. E sono fondi che vengono dedicati sia al piccolo imprenditore agricolo e sia alle piccole attività artigianali all'interno dei comuni, una volta montani, poi sciaguratamente hanno esteso anche ai comuni marini i GAL. Io sono in completo disaccordo su questa cosa, però così è. E quindi io, Franco Fazio è un componente del consiglio di amministrazione, io mio malgrado mi hanno rieletto presidente perché ho cercato in tutte le maniere di liberarmi di questo incarico, ma non ci sono riuscito. Io la provocazione che vorrei lanciare stamattina qual è? Perché, e questa dovremmo farla, ma vediamo se ci facciamo promotore sia come Coldiretti ma come GAL, di convocare i sindaci. Perché non cominciamo a promuovere un po', dal punto di vista salutistico, un po' di chilometro zero nelle nostre mense scolastiche? Allora, otteniamo due scopi. Uno, diamo prodotti salutari, perché sono prodotti della nostra terra. Valorizziamo i nostri prodotti. E quindi noi raggiungiamo due scopi con un'unica. Basterebbe che i comuni nelle gare delle mense dicessero per esempio che la frutta e gli ortaggi fossero a chilometri zero.
Ma io dico, e mai rispetto a un problema salutare, i 20 centesimi in più sono un problema? Non dovrei. Cioè, io dico, se noi passiamo da 3 euro a 10 euro, capisco il problema, ma siccome qua si parla in termini di scala che dai 3 euro si passa da 3,20 euro a 3,30 euro, tanto per spiegarci, secondo me il ragionamento, mettendosi a lavorare, si può fare. Primo. No, no, io come Galgo noi possiamo diventare promotori dell'iniziativa. E questo perché avrebbe, oltre a dare il prodotto salutare, noi come dire, potremmo cercare di valorizzare i nostri prodotti e rientra nelle stesse competenze. E così come per esempio un'altra provocazione era, cioè, noi abbiamo tante piccole industrie dolciarie sul territorio. Cioè, invece di mettere nelle nostre macchinette i prodotti nazionali, che spesso e volentieri ignoriamo la provenienza dal punto di vista alimentare, perché noi pensiamo di essere immuni, e oggi con il virus, il coronavirus, state scoprendo quanto è piccolo il mondo. Cioè, 200 anni fa un virus dalla Cina per arrivare in Italia ci metteva un secolo. Oggi arriva in tempi immediati, cioè quando scatta l'allarme in Cina noi dobbiamo affrontare subito i nostri meccanismi di difesa in Italia. Ci sono migliaia di chilometri, perché il mondo è globalizzato. E allora anche nella catena alimentare, ciò che noi compriamo marcato Barilla o altre cose non significa che quel prodotto è italiano, significa che l'azienda è italiana. Ma abbiamo idea se noi abbiamo mangiato durante questo periodo paste con i grani di Chernobyl? E l'Italia è uno dei paesi dove c'è il maggior controllo dal punto di vista alimentare, perché abbiamo un meccanismo ormai rodato dove si fanno i controlli, però su questo noi non abbiamo la sicurezza. E allora se noi invece riuscissimo a valorizzare, allora mettere invece della merendina, mettere il buconotto, tanto per dire una cosa, o consentire la vendita per esempio all'interno delle scuole della Crispella, cioè noi abbiamo tutta una serie di piccole aziendine dolciarie che troverebbero un'agevolazione da un mercato del genere, perché non hanno bisogno dei grandi numeri, ma questi numeri delle scuole gli farebbero comodo, e soprattutto abbiamo un prodotto più controllato, più tipico, più locale. Allora, in questo discorso dell'alimentazione, secondo me si può agire e si possono fare delle cose meritorie. E noi abbiamo il dovere di promuovere i nostri prodotti. Questa è una provocazione che io lancio, e probabilmente aspettatevi una chiamata su questo da parte dell'amministrazione, perché secondo me è una cosa che si può fare senza grossi problemi, ed è un aiuto sostanziale, perché tante piccole aziendine, avendo un mercato tranquillo, perché sanno che forniscono le mense scolastiche, probabilmente noi stiamo per partire, vediamo, lui devo dire è stato uno di quelli che l'ha promossa all'interno del GAL, vorremmo partire con delle start up, perché uno dei problemi di qualcuno di voi è già nella scuola media superiore? Tutti scuole, qualcuno fa agraria? Perfetto. Allora, uno dei problemi con cui vi scontrerete qual è? È che se voi partecipate a un bando per fare un qualcosa perché avete una bella idea, il problema principale non è i soldi che vi dovremmo dare noi, perché quelli ve li diamo, non ci sono problemi. Il problema è che poi, siccome questi finanziamenti sono al 50%, al 55%, 60% a secondo delle misure, il resto del 40% o avete un papà che comunque vi sostiene economicamente, e non sempre è possibile, o se no la banca, a voi che siete appena diplomati e che vorreste iniziare un'attività, ma manco col cannocchiale vi dà quel 40%. Anche su piccoli investimenti, cioè anche se voi con 20.000 euro volete iniziare un'attività, i rimanenti 8.000, 9.000, quanto vi serve, la banca non ve li dà, perché vuole delle garanzie. Funziona così, cioè la banca sembra strana, ma oggi danno soldi a chi ce li ha, non li danno a chi non ce li ha. È un meccanismo contorto, ma funziona così. Allora, noi vorremmo invece fare delle micro misure, piccole finanziamenti, start up,
dove noi praticamente cosa vediamo? Vi servono 20.000 euro per iniziare quell'attività, ve li diamo per intero. Non dovete andare in banca, dovete ovviamente rendicontare poi quello che fate, ma soprattutto noi premiamo l'idea. Cioè il concetto della startup è che voi dovete inventarvi qualcosa che sia innovativo e che funzioni. Cioè ci dobbiamo convincere che quella vostra idea è un'idea vincente e che possa dal punto di vista economico poi reggere. Però le intelligenze in Calabria non mancano, credo che ci sia la possibilità di farlo e probabilmente nella rimodulazione che noi faremo uno dei miei intendimenti, e ripeto, Franco è stato uno dei promotori di questa iniziativa, vorremmo vedere di far iniziare in questa diciamo in questa programmazione con 5, 6, 7, 8 start-up, e se la cosa funziona la prossima volta invece ci mettiamo un bel po' di soldini, perché probabilmente la 4-1 nella prossima programmazione non dobbiamo più farla perché è una ripetizione di quello che succede in regione, e là potremmo invece investire molti più soldi, e secondo me questo è un aiuto sostanziale invece che loro che escono da un percorso scolastico che li dovrebbe far diventare imprenditori agricoli lo possono diventare sul serio, e non è stato un 5 anni di parcheggio verso il nulla, ma sono 5 anni di scuola per avviarli sul mondo lavorativo. Queste più o meno sono le idee che noi vorremmo fare. Vi ringrazio, io poi vi chiedo scusa, ma sapete che io campo facendo il medico e devo lavorare, quindi mi tocca andarmene. Vi ringrazio. Grazie a te Presidente, no, questa è stata una buona notizia perché è dedicata proprio ai ragazzi, specialmente a quelli di Quinto, perché comunque, ciao Sindaco, grazie. Non è un'imposizione, nel senso, anzi mi piacerebbe proprio dire ai ragazzi che gli abbiamo dato questa brochure, no, che ha dei percorsi, e speriamo di averli fatti e pensati anche in base alle vostre alle vostre esigenze, alle vostre idee, e avete anche un questionario che adesso poi vi diamo. Da lì, scherzando, dicevo, ragazzi, adesso sarete voi a giudicare noi, vi prego, siate clementi in questa cosa. Allora, parto con, oltre ovviamente a salutare voi, le istituzioni che giustamente hanno dato una bella e importante rilevanza, soprattutto con il sindaco e con il presidente del GAL, ci hanno dato delle bellissime idee, delle bellissime indicazioni. Il sindaco ci ha parlato di biodiversità, e io ho fatto riferimento per esempio ai ragazzi, perché con la biodiversità chi mi ha conosciuto gli ho veramente un po' rotto i timpani. Biodiversità tra i due mari, che cos'è? È in realtà un progetto che nasce in sinergia, in partenariato con un privato che è Franco Fazio come capofila, e in più ci sono altri soggetti che hanno firmato questo partenariato, e cioè Franco Fazio, c'è cioè la cooperativa Monti del Reventino e Dulcis in Fundo, in realtà come organo di anche aiuto importantissimo c'è cioè l'azienda regionale, un organismo regionale di ricerca che è l'ARSAC, oggi qui rappresentato dalla dottoressa Vincenzina Scalzo. Questo progetto è stato firmato anche da moltissimi comuni del Reventino, che ringraziamo i sindaci che insomma abbiamo sentito, e speriamo di avere anche stamattina una rappresentanza qui con noi. E naturalmente a chi è rivolto? È rivolto a voi ragazzi, infatti nella brochure vedrete proprio i percorsi, ci sono quelli rivolti in particolare a voi. E poi ce n'è uno che è rivolto agli istituti comprensivi. Questo perché? Perché c'è la voglia delle nostre aziende, e non solo delle nostre aziende, ma penso un po' tutto il territorio, ad andare a lavorare su quella che è appunto l'educazione, come è riportato anche nella nostra giornata di oggi, è all'educazione ambientale e alimentare, perché è proprio da lì che un po' parte e c'è la base di quello che sarà il nostro presente e il nostro futuro.
Cosa vi dico? Vi dico inoltre, allora innanzitutto stavo per nei vari ringraziamenti, nelle varie cose, stavo dimenticando di ringraziare, ed è importante, l'associazione telematica liberi.tv e l'associazione culturale Fiori di Lino, quindi grazie a voi perché siete presenti qui per le registrazioni audio e video appunto di questo evento. Ci ricordano, ecco, che tutto il materiale sarà possibile averlo dai siti www.liberitv e www.soveria.it, nonché naturalmente sul canale YouTube liberi.it, quindi grazie. Praticamente come volevo, da cosa nasce questo progetto? Questo progetto nasce da una PSR. Che cos'è il PSR? È un progetto di sviluppo rurale ed ha una misura. Questa misura è la numero 16 e riguarda la cooperazione. Da questa cooperazione c'è un intervento, che è l'intervento 9, e delle sottomisure, delle azioni, ecco, che si chiama 1.B. E proprio in questa categoria, questa B, dove ci stanno proprio le nostre l'educazione alimentare e ambientale, sono ricade il nostro progetto, quindi è una misura di cooperazione. E l'importanza di questo progetto, noi siamo convinti che fare lavorare insieme e partire dalle fattorie didattiche come quella di Franco Fazio, e qui io lo dico in maniera molto confidenziale, è uno strumento importantissimo. Perché? Perché aiuta a tutti quanti noi, non solo voi, ma a tutti quanti noi, di scoprire un modo nuovo magari per avvicinarsi all'agricoltura, alle sue produzioni di qualità e ad un rispetto sempre più consapevole dell'ambiente e delle sue risorse. Io mi fermo qui, nel senso che vorrei che parto da Franco perché vorrei che sia lui, siccome è stato colui che ha ideato il progetto, ci faccia capire un po' come è nato, come si svolgeranno i percorsi, insomma la parte un pochino più operativa, che poi è quella che in realtà toccherà voi. Va bene? Grazie. Pensavo peggio. Vincenzina quando partono e Maria Antonietta quando partono la fermo. Allora ragazzi, io ho in questi anni, allora io mi chiamo Franco Fazio, comunque ho un'azienda vivaistica qua, Santa Margherita, di fronte al Palotel Valle Noce. Qualcuno c'è stato, anche con alternanza scuola-lavoro, qualcuno per visita e altri no. Quindi io vi ringrazio di essere qua, perché sia il vostro dirigente, sia i coordinatori scolastici, il dottor Sergio Mazza, ciao, buongiorno, allora noi... Perché siamo arrivati a questo? Ecco, questo che volevo dire. Noi siamo arrivati a strutturare questo percorso, chiamiamolo di studio, ma più che di studio io lo voglio pensare come un percorso per imparare qualche mestiere, perché noi siamo molto pratici, non vogliamo farlo tanto perché la regione magari ci finanzia col 50% delle spese per fare questa cosa e noi magari lo facciamo per prenderci quei soldi. Cioè, io lo potevo destinare pure a persone grandi, no? La filiera, la potatura, gli innesti, le cose, però io dico che il futuro siete voi, quindi ve lo dico pure quando avete fatto alternanza, ve lo dico sempre e lo continuerò a dire, perché se vi insegniamo qualcosa, pure uno di voi, che mo speriamo che il GAL prenda seriamente l'idea che avevo avuto un paio di anni fa per destinare delle somme, io avevo parlato di 300-400 mila euro, che comunque poteva essere un buon segno, ma lui parla di 8-9 progetti, e quindi dovremmo esserci, affinché voi ragazzi avreste delle idee brillanti in agricoltura, che vi possono servire magari pure 10-15-20 mila euro, non è che dovete fare dei progetti mega galattici dei 400 mila euro che poi non stanno né in piedi, né tanto per farli, tanto per dire che magari un genitore dice... pigliamo un contributo, oppure, perché ormai non è più così.
Quindi per avere delle idee però bisogna come dire, partecipare e ad avere delle esperienze. Le esperienze ve le fate solo ed esclusivamente andando a toccare con mano la realtà, perché la realtà è fatta di tutto, è fatta di problemi, di alzarsi presto la mattina, la realtà è fatta di mille cose, quindi per portare avanti che sia una startup, cioè non si sta a dormire, ma comunque bisogna lavorarci tanto. Si può anche lavorare al computer, ci sono delle belle idee che possono venire comunque solo ed esclusivamente lavorando con internet, ma in agricoltura purtroppo bisogna toccare la terra. Io dico purtroppo, ma per me è un onore toccare la terra. Noi da anni siamo sollecitati dai comuni, dalle istituzioni, dalle cose, perché quando un'azienda piccola, media e grande si insedia in un territorio, che vuoi, giustamente il sindaco ti chiama, perché magari se uno fa abbigliamento magari può fare una cosa, se uno fa che ne so, fa banchi di scuola magari dice regalami una cosa, se uno fa piante come noi magari dice ma aggiusti una piazza, mi regali due piante, cioè siamo sollecitati, ma per la nostra azienda questa sollecitazione invece è stata una cosa che abbiamo noi voluto fare, quindi la sollecitazione di essere presenti nella società, quindi perché riteniamo che abbiamo una responsabilità sociale verso il territorio che ci circonda, e il territorio siete pure voi, cioè all'interno del territorio ci siete voi. Lo spopolamento ormai è impellente e quindi dobbiamo cercare di resistere. Per resistere ci dovete stare voi con delle vostre proposte e con delle vostre idee che vi possono venire. Noi vi possiamo aiutare a imparare. Con questo percorso di biodiversità tra i due mari, io credo che comunque sono dei tasselli che possono venire insieme alle vostre alternanze scuola-lavoro, che possono venire insieme a tante altre chiacchiere che fate tra di voi a scuola. Per fare questo progetto io ho avuto dei partner che sono l'ARSAC e la cooperativa Monte del Reventino. In più ho fatto dei partenariati con i comuni che hanno accettato, i sindaci hanno accettato molto ben volentieri questa cosa, quindi questo partenariato ha dato modo di presentare questo progetto, quindi questo progetto è passato. Siccome c'è il voglio ringraziare comunque il dottore Siriani del comune di Soveria, Molinaro Felice di Serra Stretta, De Santi Si Raffaele di San Pietro Apostolo, Michele Rizzo di Platania, Alessandro Falvo di Cicala, Mario Tallarico di Carlopoli, questi sono i sindaci che sono insieme a noi per questo progetto. Poi c'è il GAL Franco Esposito che avete visto prima, l'ARSAC con il suo presidente che ha firmato la convenzione, e la dottoressa Scalzo che comunque stamattina lo rappresenta degnamente. Poi c'è il gruppo micologico e ambientale dell'Ametino, quello dei funghi, quelli che fanno il riconoscimento dei funghi, i micologi, che comunque saranno poi con noi, quindi vi faranno anche delle cose per voi. In questa primavera noi dovremmo svolgere tre percorsi per i grandi siete voi, e un percorso per i bambini. I tre percorsi vostri sono, che poi io credo che sceglierete voi, questo modo dovete poi decidere con i vostri referenti scolastici, col dottore Mazza, credo, dovete decidere quale di voi vuole fare. I percorsi adesso ve li elenco così, c'è la filiera bosco-legno, che qualcuno di voi credo che abbia fatto. Poi c'è giardinaggio, manutenzione del verde pubblico e pianificazione idrogeologica, recupero dei versanti delle aree percorse dal fuoco. E poi c'è la castanicoltura e frutticoltura di montagna. Quindi questa è un'altra cosa che anche io personalmente ci tengo molto, alla ripresa della castanicoltura e della frutta di montagna. E poi nella filiera boscolegno l'attività sarà coordinata dalla nostra azienda, però abbiamo dei professionisti all'interno che tutti i giorni saranno con voi a dirvi praticamente come vogliamo svolgere queste ore, e quindi ci saranno cenni delle piante autoctone, cenni sulla legislazione che regolamenta il bosco,
la raccolta delle sementi, la preparazione e conservazione delle sementi, la semina, la gestione del bosco nei rimboschimenti. Andremo pure in bosco a fare la martellata, la cosiddetta martellata, che sarebbe la scelta delle piante che si possono tagliare e quelle che comunque devono restare. Cioè, con questa filiera, il gruppo che sceglierà di fare questo comunque avrà un'infarinatura su come funziona quella determinata filiera. Non è che pretendiamo, però comunque averla o non averla fa la differenza, giusto? Frutticoltura e castanicoltura invece ci sarà la cenne di frutticoltura dell'area, ecotipi locali, melo, pero, ciliegio, tutte quelle cose che si sono perse, che i nostri genitori conoscevano e che purtroppo noi ormai l'abbiamo abbandonata e quindi non ricordiamo neanche i sapori più. Quindi faremo la biodiversità vera e proprio. L'idea mia sarebbe di creare proprio dei laboratori di assaggio, vediamo se riusciamo a farlo, per capire pure sensorialmente come sanno un melo cuoccio rispetto a un melo mincino. C'è differenza, scusa, se interrompo, hai il sapore di una mela e di un'altra, perché di solito uno dice, ma che sapore c'ha? È il sapore di mela, no? Ma non è così facile, cioè non è troppo semplificato dire sapore di mela, esatto. Perfetto, no. E approfondiremo anche l'aspetto fitosanitario, quindi il fatto che adesso in questi ultimi anni le belle mele Melinda sono belle, sono veramente belle, però non ne trovate una guasta. Una guasta non la trovate. E non è che è una bella cosa questa, questa non è una bella cosa. E almeno aiutarvi a far capire perché non se ne guasta nessuna. Poi la scelta delle piante da mettere in commercio, aspetti nutraceuti e salutari sia delle castagne che delle piante da frutto, e poi vabbè, ci sarà questo laboratorio, speriamo di poterlo fare, questo laboratorio di sensoriale, chiamiamolo così. Poi c'è il percorso, ecco, questo è pure un bel progetto che io ci tengo pure personalmente, perché comunque voglio dire è il mio percorso degli anni. Sarebbe il giardinaggio, la manutenzione del verde, la cultura del verde pubblico e privato, cioè a villetta, a tabella, perché si dovrebbe fare e perché no, il comune perché dovrebbe fare delle belle piazze e mantenerle belle, cioè dare la cultura del verde pubblico e del giardinaggio. E poi cenni sulla pianificazione e purtroppo il disastro che stiamo avendo con incendi e con frane. Perché? Ci colpiamo sempre noi, poi vi diremo. E poi abbiamo il quarto percorso, che è un percorso per i bambini, che mi piace pure tanto perché comunque i piccolini imparano subito, più veloce di noi con i disegnini. Vorremmo portarli nell'azienda classi spesso tutti i giorni della primavera, che loro possono di venire in azienda, e con i ragazzini piccoli faremo un riconoscimento degli alberi dell'area montana, faremo le piante medicinali, gli daremo il segno, lo stesso cosa che faremo per voi con il laboratorio, fare anche un laboratorio sensoriale per far capire l'origano, cioè tutte le erbe aromatiche. E poi faremo permanente una mostra pomologica, cioè metteremo in un angolo dell'azienda le varie specie per far conoscere le specie, via, le varie differenze che ci sono tra tutti i castagni, no? Tutti i tipi dei castagni, eccetera, eccetera. Quindi io mi rivolgo pure ai direttori, come si chiama? I direttori delle scuole precirille, delle scuole... ai dirigenti scolastici, che sicuramente saremo noi promotori per andarli a trovare, a sensibilizzare affinché ci mandano i bambini. Poi invece vi voglio dire a voi, e voglio chiudere questa cosa, poi ne abbiamo un bello caffè, che poi no, c'è Vincenzina che... noi ragazzi, ve l'ho detto prima in un altro modo,
siamo in un'area interna. Area interna significa che ci stiamo spopolando, ce ne stiamo andando tutti, se ne stanno andando tutti. Quindi io volevo chiudere questa cosa, come dire, dicendo, l'avevo scritta io così, siamo area interna e ci dobbiamo salvare dallo spopolamento. Facciamo tutti poco, perché effettivamente stiamo facendo tutti poco, ma se ognuno di noi faccia un po' di più di quel poco che stiamo facendo, secondo me possiamo anche pensare di salvarci. Citazione, credo mia, ci ho scritto ieri sera, però non lo so se è mia. Grazie. Allora, volete il coffee break prima della dottoressa Scalzo? Oppure, ecco, sarebbe carino, volete intervenire, darci qualcosa? Ecco, ah sì, il professor Mazza. Grazie. Gli sfottò a dopo, comunque. No, Franco... Sempre. Qui siamo, io mi sento a casa con loro perché li conosco da tanto, professionalmente loro conoscono forse un pochino meglio me, ma io apprezzo il loro lavoro sul territorio. Due cose su tutte mi hanno colpito dagli interventi fatti sia della dottoressa sia da Franco, con la Vincenzina sicuramente ci colpirà la parte professionale e tecnica, ma loro hanno toccato due argomenti che a me stanno a cuore, lo spopolamento e la possibilità di vedervi in questi territori con un lavoro, possibilmente legato ovviamente al mondo agricolo. Io quando vado in giro mi emoziona la cosa, non vi nascondo, perché quando vado nelle scuole medie a fare l'orientamento dico sempre una cosa: noi possiamo prepararci su tantissimi fronti, industriale, liceo, tutto quello che volete, possiamo, i genitori nostri, i vostri più che i miei ormai, puntano ad avere di voi le eccellenze, ma quell'eccellenza poi però su questo tipo di territorio, sul nostro territorio in particolare, non può essere speso. Quindi a questo giovane, a questa ragazza, gli aspetta semplicemente una valigia. Noi puntiamo al massimo, ingegnere aerospaziale, ingegnere o medico, tutto quello che volete, però poi il risultato è, purtroppo, e che nel territorio non ci sono strutture adeguate a ricevere queste competenze che noi diamo. Addirittura ora si parla che in tutta Italia non basta neanche il territorio italiano, si va all'estero, per cui è difficile fare paragoni di questo tipo. Ma, e qui mi piace ciò che hanno detto loro e mi ricollego subito, noi abbiamo un diamante grezzo, che è il settore agricolo. Che se ne dica, ragazzi, il settore agricolo non potrà andare mai in, diciamo così, in crisi, perché è la base dell'alimentazione. Ora, se voi che fate la scuola agraria attendete nel futuro presto, imminente, che i pomodori ci arrivano dalla Cina, la patata non arriva dall'Asia, vabbè, allora è inutile che stiamo qui, né noi né voi sui banchi di scuola. Ma se invece cogliete questa opportunità, e qui vedete il logo è piccolo ma è grandissimo, è l'Unione Europea, ci sono strutture che vi vengono incontro per far sì che domani potete spendere queste competenze nel nostro territorio. Un'aziendina, due, tre di voi che si mettono veramente in testa di creare un'azienda con, come diceva Franco, piccole idee, poche risorse, però ci vuole una cosa su tutto, la voglia e la passione. Purtroppo, parlo con loro ma anche con voi, purtroppo, lasciatemelo dire davanti a loro, e domani magari mi diranno pure, professore, tu ci hai detto questa cosa, sì, me ne assumo la responsabilità. L'80% dei ragazzi che frequentano la scuola agraria, non dico loro, se non sarebbe offensivo, vengono alla scuola per il diploma, ma non per fare gli agricoltori. E questa per me è la cosa più sbagliata, ma non per me, ma per chi lo pensa, per chi lo farà. È come dire, una persona che va 5 anni a frequentare l'istituto per prepararsi in un settore, però poi il lavoro lo va a cercare in tutt'altra sede. Beh, tranquillizzatevi, la legge dall'alto ci piove addosso e ci dice che o sapete fare una cosa e vi assumeranno per quella cosa, o nelle altre cose non vi assumeranno mai. Non entrerete in banca, non entrerete in ferrovia, non entrerete al ministero, non entrerete da nessuna parte. Voi siete agricoltori, futuri agricoltori, quindi dovete avere la capacità di crearvi un lavoro nelle nostre zone,
Il terreno c'è, lo sapete meglio di me, è abbandonato, ormai ci sono ragazzi che scappano dall'agricoltura. Voi invece che la frequentate doveste prendere appieno le risorse che imprenditori del posto vi mettono a disposizione e cercare di capire quale strada sarà la migliore per voi. Ogni tanto vi faccio vedere filmati di realtà imprenditoriali calabresi, dove per esempio Vossi Tipacci a Ferrolet Antico sulla seta, oppure sul Baco da Seta, ricordate quella ragazza del nord che è venuta qui in Calabria, oppure quello della Valle del Savuto che sta creando i ravanelli pregiati o le liquirizie di Rossano. Ebbene, sono realtà tipiche del nostro territorio, ci dovete credere. Saverio l'altro giorno davanti a una famiglia ha detto una cosa che mi è piaciuta, adesso anche per loro: io sono contento di frequentare questa scuola perché comunque forse mi darà qualcosa. Ma se l'ha detto perché era davanti a me è un conto, chiudo parentesi, ma se l'ha detto perché ci crede, magari domani ci si aspetta che da questa idea nasca veramente una passione per cui dice: vabbè, resto sul territorio e voglio fare qualcosa di... E chi lo deve fare se non voi? Mio dispiacere è vedere 80% di voi con il cellulare alle mani. Mio dispiacere è vedere che l'80% di voi hanno le orecchie da un'altra parte. Lo sapete come sono? Io dico quello che è. Quindi se noi facciamo, ci mettiamo intuito, ci mettiamo passione, ci mettiamo competenze, ci mettiamo professionalità, per se non la raccogliete voi, chi la deve raccogliere? Spopolamento vuol dire deserto demografico, vuol dire che domani i vostri genitori resteranno soli, vuol dire che la Calabria sarà una terra affossata. E uno si deve chiedere: e dove vanno gli altri? Vanno a cercare futuro, sì, ve lo dice uno che c'è stato 20 anni al nord. Vanno a fare gli schiavi di un sistema economico del nord. Non c'è futuro come voi pensate, ma neanche quello. Ci sarà la competizione con gli extracomunitari, che Dio, ci mancherebbe fare politica o andare contro tutte le situazioni attuali, ma comunque andrete a sgomitare con chi? Con chi viene a cercare lavoro più affamato di noi? Perché escono da guerre, escono dalla fame, dalla carestia, vi mangiano, ci mangiano, letteralmente. E allora, bisogna crederci, bisogna rimboccarsi le maniche e bisogna spendersi per quello che si è studiato. Ora, così, tra quelli di quinta in uscita, vi dimostro subito come stanno le cose, così ci capiamo. Quanti di quelli in uscita pensano di fare l'imprenditore agricolo? Alzate le mani, per favore. Ci sarà qualcuno, la speranza magari ci sarà. Una cosa vi dico: chi rimane nel settore rurale, quindi chi rimarrà nel settore agricolo, resterà sul territorio perché è ancorato al terreno, è ancorato all'azienda. I figli, prima ancora dei figli, la moglie, bene, matrimonio, scusatemi di lungo, farà una cosa interessante: costruirà casa perché non ha nessuna intenzione di partire. E quindi comincerà a mobilitare tutto un insieme di economie che vanno dalla costruzione della casa a finire a tutto quello che c'è di contorno, finestre, infissi, tutto. E quindi si muove l'economia. Poi nascono i figli ovviamente dovranno andare alle scuole, c'è bisogno di ospedali, c'è bisogno di servizi, sono quelli che manterranno vivo il territorio. Se non lo fate voi, che non ci credete, ecco, domani chiedetevi chi lo farà. Io ho sempre questa domanda, vi dico: chi lo deve fare? Quindi spendete bene questo tempo scolastico, spendetelo per acquisire delle competenze, rompeteci le scatole noi professori per avere di più, per volere. Professor, voglio imparare. Professor, non state lì a guardare il cellulare. Professor, non sbuttate il tempo a dire: oh, io non faccio niente. Ah, che bello, oh yeah. C'è un sciopero. Dirige, questa cosa non funziona, questa scuola fa schifo. Però quando il professore va a spiegare che facite? No. Se questa è la fotografia della scuola, io di questa scuola sono stufo, sono deluso. Ve lo dico chiaro. Essere lì, in mezzo, solo per tenere, il baluardo di una cosa che non fa sistema, io non ci sto più. Mi sono un po' stancato, vi dico la verità. Quindi questa è una cosa mia, così a pelle ve la dico. Vorrei vedere voglia, vorrei vedere
forza d'animo, vorrei vedere giovani che ci credono, vorrei vedere giovani che sono già talmente maturi da credere nel futuro che verrà, un futuro in cui vi vede protagonisti, un futuro in cui vi vede parte integrante di questo territorio, affinché io domani per strada, quando magari vi vedo vecchiarello, presso, vi ricordate di me, guardate, venite a visitare la mia azienda, venite al mio agriturismo, venite, presso, vi faccio vedere quello che ho creato. Perché è l'onor duhano, però. E guarda caso il nord lo fanno, chissà perché la terra lì non... No, come diceva Franco, bellissime parole. Non ho paura di sporcarmi sulla terra, anzi ne vado fiero. E che bello. Basta, grazie. Grazie Sergio, grazie di questo. Però volevo puntualizzare una cosa sul tuo dire. Giustamente tu lo dici perché li vivi tutti i giorni, ragazzi. Però io dico che, vabbè, giustamente ci sono quelli che partono e non tornano più. Però quelli che non partono con qualche anno in più, cioè quelli di quinto, oggi ancora magari sono distratti, oggi, però domani mattina se non vanno all'università, comunque ti dico che si ricordano le parole che diciamo, sia quelle che hai detto tu e sia quelle che ho detto io. Se ne ricordano perché io ho visto delle piccole realtà. Forse non ho seguito le piccole realtà che stanno nascendo anche dai ragazzi nostri che abbiamo avuto negli anni con l'alternanza, però ci sono dei ragazzi di Scigliano che sono venuti in azienda a fare l'alternanza, come l'hanno fatta anche loro negli anni passati, che comunque quando superano quella dopo il quinto, no, che arrivano a stare a casa, una mattina dorme, la seconda dorme, la terza dorme, poi la mamma ci dice compà, vedi che are. È chiaro che là poi comunque sanno escervellare. Prima sarebbe stato più semplice pensarci, come dice il professore. Dopo diventa un po' più difficile, però si scervellano. E stanno per uscire delle aziendine di potatori, di innestatori, ragazzi che si sono messi insieme, due o tre ragazzi che erano già che avevano voglia, non avevano voglia di seguirmi a parole, però in pratica gli piaceva. Si sono pure messi insieme, mo sta uscendo una startup bella che sono dei ragazzi organizzati che fanno potature di castagne, potature di mele, potature di ulivi, innestano e sono ragazzi poco più grandi di loro. Quindi quelli che non è che su proprio da buttare, ci dobbiamo credere. È uno stimolo, ci dobbiamo credere a loro perché manca ancora forse un altro anno di maturazione proprio, però io ci credo ai ragazzi e speriamo che siano loro che ne cambiano a noi. Facciamo sto break, raga. O no? Ah, scusa. Solo un secondo. Io non è che voglio riportare sempre quello che abbiamo fatto lo scorso anno, però penso che i ragazzi di quinta, perché sono stati un po' così, lo scorso anno avete visto forse un'alternanza scuola-lavoro un po' particolare, perché mi permetto di dire che siete venuti ad un villaggio, si chiamava il villaggio di Coldiretti a Bari. Chi di voi c'è stato? Alzate le manine. Ecco. In quel qualcun altro che non alza le manine perché sta un po' così facendo, va. Comunque, io vi inviterei, no? In quella giornata pseudo gita, chiamiamola come vogliamo, no? Mi auguro che in quella giornata abbiate un pochino buttato gli occhi, vi siate guardati un po' intorno e capire chi c'era in quel villaggio. C'erano i bambini che facevano laboratorio. C'erano le aziende che avevano imprenditori più o meno grandi, no? Nel senso, io parlo di età. E quando dico meno grandi, perché ci sono delle realtà incredibili che si chiamano giovani impresa, appunto, che fanno delle cose veramente interessanti. Io voglio portarvi un esempio. Sono stata a Roma qualche giorno fa con l'Oscar Green di Coldiretti, adesso non ripeto, porto questo come esempio, due eccellenze in particolare, un ragazzo che produce, quindi anche innovazione, e qua sta la genialità sta in quello che noi abbiamo e che riteniamo vecchio e cambiarlo con un metodo di produzione diverso, con un cambiamento, anche forse a volte un packaging, perché il packaging avrà il QR, per dire. Se uno da lì parte e
e non lo so, fa vedere fisicamente dove raccogliere il castagno, come viene ad essere prodotto, e magari è nella maniera più tradizionale possibile, però quello è già è una... Questo ragazzo ha inventato un collare antilupo per le pecore. Ragazzi, è stato un successo incredibile. Stiamo parlando di Roma, di Palazzo Rospigliosi. Io è attaccato al Quirinale, quindi quando ho fatto una passeggiata a Roma, iate a dire pure dov'è. E quindi essere allora lo dico personalmente, è vero, sono un po' anzianotta, ho 40 anni, vabbò. Però avevo una vita diversa dall'agricoltura, non ci azzeccava niente con l'agricoltura la mia vita, eppure arrivo dall'agricoltura, mio padre, i miei nonni hanno tutti dei terreni. Non lo so che cosa è stato, una telefonata di Franco, i ragazzi della cooperativa, non lo so che cosa è stato, e io ringrazio il cielo di aver fatto questa scelta, perché l'agricoltura è vero, è duro, è lavoro, è sudore, è terra, è puzza, è tutto quello che volete voi, ma adesso non è più così. Se vi guardate intorno, io vi invito a fare delle passeggiate all'interno delle fattorie didattiche. Adesso l'agricoltura ricade in una cosa che si chiama multifunzionalità. La multifunzionalità dell'agricoltura non solo ti permette di avere un reddito a parte dei pomodori che produci, no? Ma ti permette di essere anche figo, perché, cioè, guarda, vi parlo un agricoltore, parliamoci francamente, ma da dove? Manco come parlo? Vabbè. Detto ciò, perché esistono gli agriasili? Quindi chi per esempio vuole andare via perché vuole fare scienza dell'educazione, bene, lo faccia, però che torni e utilizzi quel casolare della nonna magari per fare agriasilo, perché è improntato a fare questo. Chi vuole e adora mangiare, chi è che non avrà a mangiare, ragazzi? Facciamo un bel agriturismo, ma facciamolo come? Scientemente, magari utilizzando quei prodotti di un territorio dimenticati, perché adesso la vera innovazione, a mio parere, è recuperare quello che non c'è più e innovarlo anche solo con, ripeto, con un vestito diverso, con una produzione diversa. E quindi e già siamo a due cose che con l'agricoltura ci stanno, ma ripeto, sono fighe. Tre, pet therapy. Abbiamo gli animali, bellissimi, abbiamo i bambini, e magari parliamo anche con bambini, o con, no, non per forza che abbiano dei problemi che siano legati magari ad autismo o quant'altro, ma semplicemente perché un bambino particolarmente solo, un anziano particolarmente solo, vuole dedicarsi alla pulizia di questi animali, ad accudire questi animali. Facciamo due cose. Facciamo del bene agli animali, facciamo del bene, anzi partiamo da noi, facciamo del bene a noi stessi, facciamo del bene all'animale e facciamo del bene magari a quel signore anziano che abbiamo lasciato là da solo, che comunque ha qualcosa da fare, perché pet therapy non è solamente per i bambini, ma lo è per tutti, e siamo già a tre. E fattoria didattica, siamo particolarmente bravi, vogliamo far conoscere le nostre cose, perfetto, e siamo solo in questa parte. L'agricoltura oggi, voi me li insegnerete perché io non sono agricola, ecco, se tornassi indietro non rinnego mai il mio istituto industriale meraviglioso che ho fatto, ma forse una piccola cosa in agricoltura ci penserei, io lo farei, ma oggi voi siete ancora più fichi, utilizzate della tecnologia che è bellissima, cioè voi potete stare con le gambe così alle Hawaii e controllare tramite il vostro bel cellulare come stanno le vostre piante, come? Grazie ai droni, grazie ad impianti ipergalattici che si possono pensare nelle vostre aziende. Alcuni, utilizzando magari, ed essendo bravi, come diceva giustamente il Presidente, non è che ve li finanziano tutti così, però potrebbe essere una idea per partire. Non è che il mio è un appello accorato a tenervi radicati al territorio, però vi dico semplicemente pensateci, perché le opportunità secondo me sono veramente tante, e vi invito a buttare un occhio a quello che fanno i vostri coetanei, non perché sì, li pizzico, a guardare quello che fanno i vostri coetanei a livello regionale e anche a livello nazionale. Ci sono delle realtà bellissime, una ragazza calabrese che con la ginestra è una stilista, quindi nessuno vi vieta di fare o di pensare
università o cose diverse, però portatela al territorio. Secondo me potrebbe essere anche una carta vincente e magari il prossimo Oscar Green sarà del Reventino nazionale. Andiamo a magnà. Nessuno è profeta in patria. Magari noi non pensiamo che è, invece se vai a Reggio o vai a Mormanno o vai a Bova Marina, Vincenzina è conosciuta. Ci siamo tutti? Professore Mazza, dove io? No, no, per buona fama. Il professore Mazza dove è andato? Se n'è andato? Ah, si alternano. Vai Vincenzina, eccolo. Stai andando via? Ah, ok. Allora, signori e signore, abbiamo mangiato, ci siamo, sì, certo, prego, ci siamo rifocillati, ripartiamo con i nostri lavori. Allora, come dicevo, nella nostra, in questo progetto Biodiversità tra due mari, siamo supportati, seguiti e abbiamo anche il partenariato dell'azienda regionale di ricerca, organismo di ricerca, l'ARSAC, e di divulgazione, ecco, scusatemi, adesso vi darà, come diceva il sindaco prima, dobbiamo imparare i vari acronimi e su questa cosa, ecco, magari mi dà ci darà la definizione corretta la dottoressa Scalzo, ma a parte tutto, comunque lei è una grandissima professionista dell'ARSAC. E niente, ci dà, è ovviamente nostra partner, ci darà tutte le indicazioni di questo progetto, insomma, e tanto altro. Quindi la dottoressa Vincenzina Scalzo. Grazie Maria Antonietta. Buongiorno a tutti, con molti ci conosciamo di vista sicuramente, con altri ci siamo incontrati pure negli anni passati, e queste esperienze che avete fatto di alternanza, insomma. Mi fa piacere che siete abbastanza numerosi e pare pure interessati. Allora, io innanzitutto vi sono qui e devo portare i saluti del mio direttore generale, del dottor Bruno Maiolo, che appunto, in quanto noi come partner di questo progetto, quindi sarebbe stato doveroso essere presenti, però si scusa per questo perché aveva già un impegno e mi ha chiesto di portare i saluti e di augurare buon lavoro e che è contento di far parte di questo partenariato.
E poi niente, adesso sono qui perché in qualche modo poi lavorerò a stretto contatto con l'azienda di Franco Fazio, con la cooperativa Monti Reventino, degnamente rappresentata da Maria Antonietta, e quindi avremo modo poi, per coloro i quali sceglieranno determinati percorsi, di incontrarci proprio nello specifico. Però in questo momento dovrei affrontare questa problematica della diversificazione delle attività agricole e la creazione di reti, che è una cosa pallosa già dal titolo, vi rendete conto, dice chissà che ci aspetta, però mi volevo in effetti collegare alle cose che erano state dette, sia da Franco all'inizio, quando ha presentato questo percorso, questi percorsi che sono stati studiati, che sono stati elaborati, e poi anche l'intervento accorato che ha fatto il vostro professore, il professore Mazza, che è un collega, è un agronomo come me, quindi capisco, mi sento vicina alle cose che lui ha voluto sottolineare in maniera appunto tanto accorata. Ora, la cosa importante, che poi non è fuori tema rispetto all'argomento di oggi, perché l'azienda che propone, l'azienda capofila si chiama per questi progetti che sono stati finanziati da una misura del PSR, come accennava pure prima Maria Antonietta, cioè c'è una misura del PSR che è la misura 16, che si chiama misura 16 cooperazione. Ma perché si sono messi in testa, non soltanto in Calabria, ma un po' dappertutto, quindi in tutta Italia, di mettere proprio una misura specifica del PSR, un'azione diciamo da portare avanti, che si chiama cooperazione, legato proprio al mondo agricolo? Perché purtroppo noi abbiamo necessità di fare rete, di cooperare, non siamo particolarmente portati a lavorare insieme, quindi in equipe, in gruppo, in partenariato, come si dice adesso, per usare i termini più consoni, insomma più alla moda. Questa necessità c'è per tutti, non soltanto per noi meridionali, che diciamo noi meridionali siamo comunque resti a fare reti, a fare squadra, a collaborare con l'altro, perché stiamo sempre con l'idea, magari quello fa meglio di me, quello poi mi frega l'idea e mi supera perché diventa più bravo. Questa difficoltà c'è un po' dappertutto, è vero, da noi forse è più sentita, però comunque questo bisogno c'è in tutte le regioni. E quindi praticamente questa misura, che è stata prevista in questi piani di sviluppo rurale, praticamente prevede la formazione di partenariati di vario genere, perché poi si chiama misura 16, poi comincia 16-1, 16-2, 16-3, la nostra, questa qua del progetto di Franco, diciamo del progetto dell'azienda all'Asia Plant, è la numero 9, quindi da 1 a 9 ce ne sono tanti tipi di azioni che si possono fare. Alcuni per esempio sono proprio dei rapporti di collaborazione, per esempio con l'università, per fare collaborare tra di loro le università che si occupano di agricoltura, che studiano per esempio la patata, il castagno, un'altra cosa. Ci sono tante università, no? Quella di Reggio Calabria, quella di Piacenza, quella di Bologna, quella di Napoli, e allora hanno creato questa misura proprio per fare mettere insieme attorno ad un tavolo questi ricercatori, il mondo della ricerca che si occupa di questo, perché pure tra loro c'è difficoltà a dialogare, a maggior ragione andando avanti con altri partner esterni. In questo caso Franco che cosa ha fatto? Un'azienda agricola, perché capofila di questa misura, sottomisura, questa la 16-9, e deve essere necessariamente un'azienda agricola, che è un'azienda agricola che si apre al territorio, che non, questo progetto da solo Franco non lo poteva fare, anche se lui diciamo negli anni passati è stato sempre disponibile, si è sempre già aperto al territorio, avete fatto molti di voi attività di alternanza scuola-lavoro nella sua azienda. Ebbene, per questa misura, per rispondere diciamo a questo bando, a questa misura, lui ha dovuto necessariamente stringere dei contatti forti, messi nero su bianco, degli accordi con la comunità, la cooperativa, oppure con l'ARSA, quando per esempio noi comunque abbiamo sempre collaborato in maniera informale, ma questa volta l'abbiamo messo nero su bianco. Perché? Perché
Questa necessità di fare squadra, di realizzare queste reti per muoversi e lavorare in agricoltura in modo moderno, adesso è ormai diventata un'impellenza, una necessità. Perché? Perché adesso, e mi ricollego a quello che dovrebbe essere il mio intervento in particolare, adesso l'agricoltura noi la dobbiamo vedere, ma non da mo', già da qualche decennio che la cosa è così, che piano piano si sta andando in una certa direzione, in quella che diceva prima Maria Antonietta, di un'agricoltura multifunzione, cioè un'agricoltura che non fa solo la produzione di cose da mangiare. Il professore diceva: finché noi campiamo dobbiamo sempre legarci all'agricoltura, o ti piace o non ti piace, perché le cose che mangiamo, qualsiasi cosa noi mangiamo, proviene dal mondo agricolo, dagli allevamenti, quindi sempre legato al settore primario, perciò si chiama settore primario. Ebbene, il ruolo dell'agricoltura nel corso degli anni in qualche modo si è evoluto, è cambiato, perché all'agricoltura non viene lasciato solo il compito di produrre. Quella che fino a qualche decennio fa sembrava essere l'agricoltura del futuro, cioè tutti diventano iper specializzati a fare patata, lui a fare albicocche, un altro a fare pomodori, non è così. Quella è l'agricoltura tradizionale, quella che adesso noi tutti quanti siamo in grado di dire che ha fatto danni e ancora sta facendo danni, perché un'agricoltura in quel modo, a parte il fatto che si può fare dove ci sono grandi aziende molto estese, molto grandi, non in piccoli fazzoletti di terra come per esempio è la situazione nostra, ma non nostra calabrese, nostra dell'Italia. Noi non abbiamo queste aziende megagalattiche che tu per attraversarle da una parte all'altra impieghi 3 giorni a cavallo del trattore. Noi ci sono aziende piccole in un contesto ambientale particolare. Allora che cosa è successo? Che quella che è l'agricoltura tradizionale in qualche modo ha cominciato ad andare in crisi, sebbene foraggiata da multinazionali, che multinazionali delle sementi, multinazionali dei fitofarmaci, multinazionali anche della commercializzazione. Perché? Perché comunque questa agricoltura ha un forte impatto sull'ambiente, è poco sostenibile, ma non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, perché un'azienda che è specializzata a fare solo patate, dico per dire un'altra cosa, quindi monocolturale, si specializza a fare questo, se quell'anno per una vicissitudine particolare ambientale, oppure per esempio per l'arrivo di parassiti particolari, quella coltura va male, il suo reddito si azzera o è prossimo allo zero. Mentre invece un'azienda che fa una serie di cose diverse, va male la patata, può andare bene il grano, può andare bene un altro tipo di coltura. Questo per dire che già la monocoltura è superata rispetto alla policoltura, che poi è una cosa che per noi è obbligata in contesti come i nostri, che siamo in aree di montagna, in aree in qualche modo marginale. Ma il ruolo dell'agricoltura, il ruolo che comunque la società, diciamo la società civile, si aspetta dell'agricoltura, non è soltanto la produzione di beni di prima necessità, cioè di prodotti che servono per sfamarci, ma l'agricoltura riconosce nel corso degli anni, proprio perché c'è stata quell'agricoltura che in qualche modo ha fatto danni, ha creato squilibri, ha creato inquinamento, ha creato dei prodotti che poi hanno fatto male alle persone invece di fare bene. Che cosa si aspetta dell'agricoltura? Si aspetta un'agricoltura che disegna il paesaggio e che lo rende particolare. Se voi vi spostate in macchina da qua a salire, per esempio andando, che ne so, verso il nord, i vari paesaggi agrari che si attraversano, cioè il paesaggio che voi potete guardare dal finestrino del treno oppure della macchina, è diverso ed è stato disegnato in maniera diversa da che cosa? Proprio dall'agricoltura, perché l'agricoltura ha sempre avuto questo compito di modellare il paesaggio, tranne nelle grandi distese dove ci sono, ripeto, migliaia e migliaia di ettari tutti pianeggianti, dove pure lì abbiamo fatto danni, siamo riusciti a fare danni perché abbiamo semplificato il paesaggio. Per esempio, se uno vi porta in macchina a un certo punto vi dice aprite con gli occhi chiusi, aprite gli occhi, voi se siete nel paesaggio agrario della Toscana, appena aprite gli occhi ve ne rendete conto, potete non essere sicuri se siete in provincia di Siena o in provincia di Firenze, però vi rendete conto che il paesaggio è fatto in questo modo. Quindi l'agricoltura ha da sempre disegnato e modellato il paesaggio. Oppure se uno si trova, che ne so, nelle Cinque Terre
il paesaggio, il terrazzamento, quelli che noi abbiamo giù verso la Costa Viola, è proprio il ruolo dell'agricoltore, è stato anche quello di disegnare il paesaggio. L'ha fatto per necessità, magari in maniera inconsapevole, senza diventare un grande architetto del paesaggio, però l'ha fatto. All'agricoltura che cosa si chiede pure? Di proteggere l'ambiente, proteggere il territorio da che cosa? Da tutti quei fenomeni di dissesto. Quando piove, e in questi ultimi tempi, qua non sta piovendo purtroppo, ma quando arrivano queste piogge sapete che ci dobbiamo aspettare sempre queste piogge irruente, queste piogge che arrivano molto violente e fanno danni. Se non c'è l'uomo a presidiare il territorio, le montagne se ne vanno via. E quindi un altro ruolo importante che viene riconosciuto all'agricoltura, in questa che appunto è questa agricoltura che ha molte funzioni, non solo, come dicevo prima, la funzione primaria, è quella per esempio di preservare la biodiversità. Il sindaco stamattina ha fatto il suo intervento bellissimo in cui proprio mirava a mettere in evidenza quanto sia importante, addirittura se lo sono posti i grandi della terra a livello mondiale, di ragionare sul fatto che bisogna preservare la biodiversità. Perché? Perché perdendo la biodiversità che cos'è? La diversità biologica. Noi qua dentro siamo una buona biodiversità, no? Di persone, ma c'è la biodiversità del mondo animale, del mondo vegetale, anche del mondo microbico che noi dobbiamo preservare. E allora l'agricoltura di questi tempi, un'agricoltura moderna che guarda al futuro con gli occhi di Maria Antonietta, è un'agricoltura che parte pure e si impegna molto per esempio a valorizzare, a tutelare, a custodire questa biodiversità che rischia di perdersi. Per esempio la sua azienda, io non faccio le sviolinate a nessuno, chi mi conosce lo sa, la sua azienda, il suo vivaio è da ammirare, perché comunque lui sta lavorando molto sulle essenze anche autoctone. Cioè, se tu vuoi comprare, io mi occupo di castanicoltura e tante volte dico ma qua bisognerebbe sostituire queste piante o metterne delle altre, ma dove li troviamo queste piante di castagno, queste varietà che mi dici tu? Ebbene, lui per esempio sta facendo quest'opera di recupero di tanta biodiversità castanicola che andrebbe persa, ma non solo castanicola. Da lui nella sua azienda è possibile acquistare per esempio ecotipi di melo, di pero, di ciliegio, di susino locali. E quando voi pensate a fare, se qualcuno di voi, magari pochi come diceva il professore, hanno l'idea di dedicarsi all'agricoltura, speriamo che poi diventino sempre di più, devono partire secondo me proprio da quelle che sono le peculiarità del territorio e a fare cose uniche e ripetibili che possiamo fare solo noi. Solo tu di dove sei? Di Serra Stretta, lui di dov'è? Di Decollatura, l'altro è di Carlopoli. In quei territori hanno delle peculiarità che non ce l'ho io a Decollatura, lui di Carlopoli c'ha delle. Allora punta su quelle specificità, perché comunque per fare economia, per restare sul mercato oppure per la produzione di beni primari, non si può puntare ai grandi quantitativi, ma dobbiamo cercare di lavorare su qualcosa di unico, su qualcosa che sia veramente legata al territorio, che sia genuino, perché comunque tutta la società richiede all'agricoltura cibi genuini. Voi siete ancora molto giovani, però forse avrete sentito parlare qualche decennio fa, si parlò di mucca pazza, cioè che ti veniva una malattia se mangiavi la carne di alcuni animali che erano stati allevati. Ma com'è che erano stati allevati? Perché pure mo questa mutazione non si sa che cosa è successo, non sappiamo niente ancora di questo virus che è arrivato, il coronavirus, questo della Cina, che ieri sera hanno segnalato che ce l'abbiamo pure due casi pure in Italia, ma è normale, ormai è globale, la cosa arriverà, è questione di tempo dappertutto. Lì non si capisce bene, ancora stanno studiando per capire a che cosa è legato l'arrivo di questo virus che viene dal mondo animale, come ci è arrivato non si sa, col cibo. All'epoca, quando arrivò il problema della mucca pazza, è che la carne di questi animali, che erano praticamente, chiamavano mucca pazza perché questi barcollavano, sembravano ubriache, che non stavano più in piedi, ma alla fine poi sapete chi era successo, cioè all'inizio che cosa era successo? Che queste le vacche, i bovini, sono degli erbivori, no? Questo l'avete fatto qualcuno, insomma, zootecnia, non so quale anno si va, però sono erbivori, quindi mangiano erba, vegetali, ebbene venivano alimentati con farine animali, gli davano da mangiare
nella loro razione alimentare veniva, e questo qua aveva causato uno sconvolgimento nel loro organismo, delle mutazioni, insomma, praticamente queste qua stavano male, la carne che producevano era una carne che in qualche modo ci faceva ammalare se noi mangiavamo quella carne. Quindi adesso il mondo, diciamo, all'agricoltura richiede cibi che siano garantiti anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della salute, devono essere dei prodotti non carichi di fitofarmaci, perché rischiamo di avvelenarci mangiando quindi vedete che la richiesta, le aspettative del mondo altro rispetto all'agricoltura sono tante. E quindi l'agricoltore adesso si trova caricato non soltanto dalla responsabilità, lui c'è la responsabilità di produrre piante forestali e non solo, e quindi di produrle bene. Non è solo questo più il suo compito. Coloro i quali acquistano le piante da Franco si aspettano di avere delle piante che sono anche sane dal punto di vista che non hanno malattie, perché se io mi vado a comprare una pianta dal suo vivaio ed è malata e la porto da un'altra parte, io diffondo delle malattie. Ora, nel caso suo, che fa piante che non si mangiano, no? Ma se invece si tratta di chi coltiva qualcosa che è direttamente commestibile, il problema è ancora più grave, diciamo, ancora più importante. E allora questo bisogno di aprirsi al territorio e di rispondere alle esigenze del territorio è un poco una cosa forzata, diciamo, è dovuto al fatto che tutta la collettività si aspetta molto dall'agricoltura, e quindi l'agricoltura si è dovuta ingegnare diversificando, cioè facendo cose diverse. Lui nella sua azienda, lui per dire, tanti altri come quelli che fanno agriturismo, come quelli che fanno altri tipi di attività, diceva lei, le fattorie didattiche, no? La sua è diventata una fattoria didattica. Voi andate a fare scuola dove? In un'azienda agricola. Qualche decennio fa era impensabile, come a scuola, ti mando a scuola, devi andare a scuola per imparare, no? Che viene, resti in azienda. Invece no, vedete che le cose in qualche modo si sono, non dico ribaltate, ma comunque si vedono da un'ottica diversa. Ma l'azienda agricola adesso si preoccupa di fare anche attività sociali, perché si è visto che alcune problematiche o alcune comunque risposte che la società attuale non riesce più a dare, l'agricoltura ti può venire incontro come faceva in passato. Vedete, è un'agricoltura questa multifunzionale, questa diversificata, un'agricoltura moderna, è l'agricoltura del futuro. Anche il PSR, anche tutta la politica agricola comunitaria guarda con interesse a questa agricoltura, modo nuovo di fare agricoltura. Però in qualche modo, se ci pensiamo, è un'agricoltura che, benché proiettata verso il futuro, guarda al passato. Perché vi faccio solo questo esempio, per esempio, delle fattorie sociali, perché questa misura alla quale, diciamo, ha attinto questo progetto, che è la 16-9, è una misura del PSR che dice che bisogna fare partenariato tra un'azienda agricola e più soggetti del territorio, e che possono essere le scuole, possono essere gli enti di ricerca, di formazione, altre aziende agricole, comuni e così di seguito. Per fare che cosa? Per fare due cose. Si chiamano azione A e azione B, se proprio vogliamo stare appresso proprio allo scritto del PSR. L'azione A prevede di fare, ti danno degli incentivi per creare questi partenariati, queste reti, queste collaborazioni, per fornire servizi che vanno nel sociale, cioè nell'azienda agricola, l'azienda agricola che si apre al territorio, ai bisogni del territorio, per ospitare all'interno della struttura che cosa? Persone che possono essere in qualche modo fragili, o persone che hanno dei disagi in un determinato, oppure che sono comunque dei soggetti a bassa contrattualità. Per dire, non è che necessariamente devono essere, per esempio, persone con dei disagi fisici o psichici, ma pure le persone anziane, i bambini, cioè, vengono considerate soggetti fragili. E che cosa fanno? In questa azienda agricola possono trovare, perché l'azienda agricola si struttura in un certo modo, alla base ci deve essere l'agricoltura, ci deve essere l'azienda vera e propria con un imprenditore agricolo, ma si struttura in modo tale da accogliere persone che hanno disagi. Per esempio, e nascono così le fattorie sociali. In quel modo tu fai qualcosa che, voglio dire, di agricolo vero e proprio c'ha poco,
È chiaro che deve esistere l'azienda agricola, però tu nell'azienda, per esempio, ospiti persone che hanno dei disagi, persone che possono essere immigrati, persone che hanno disagi fisici o psichici, che si trovano inseriti in un'azienda agricola fatta però in modo tale, in qualche modo a loro misura, per poterli ospitare. Per esempio, se Franco fa l'azienda dove si svolgono attività didattiche, lui è chiaro che deve impostare l'azienda in modo tale che quando arrivate voi vi trovate in un ambiente che non è ostile alla presenza di tanti giovani che si possono trovare in azienda. E lo stesso dicasi per le attività sociali. Quindi questa prima azione finanzia le attività sociali. Pensate per esempio a chi va nell'azienda agricola a fare determinati lavoretti e acquista una manualità che lo riabilita. Oppure, come diceva lei, la pet therapy, cioè il contatto con gli animali, serve alle persone che, per esempio, per aumentare la loro stima. Poi io non sono un'esperta di queste cose, io sono un agronomo e resto sempre un agronomo, lui è un agricoltore e resta sempre un agricoltore. Pure quando l'azienda diventa fattoria sociale o fattoria didattica, non è che lui si inventa e improvvisamente diventa un psicologo, no, ma nella sua azienda ospita queste figure, lo psicologo oppure il fisioterapista che deve fare la riabilitazione con gli animali oppure con il contatto diretto con la terra. Alcune volte, per esempio, il fatto stesso di fare camminare questi ragazzini con i piedi nudi sulla terra, sulle cortecce, sulle foglie, stimola per esempio alcune funzioni che chiaramente voi queste cose non le state studiando a scuola, perché voi studiate a fare un'altra cosa, però poi nell'azienda agricola si possono fare per esempio tutte queste altre cose. E quindi la vostra azienda si apre al territorio, includendo anche, diciamo, specialisti o persone esperte in altri settori che vanno all'interno dell'azienda. L'altra azione, sempre di questa misura di cooperazione, di questa creazione di questi partenariati, è l'azione B, che è rivolta proprio alle fattorie didattiche, cioè fattorie che svolgono dei compiti didattici, educativi, che chiaramente non si sostituiranno mai all'istituzione scolastica vera e propria. È chiaro che la scuola ha la sua funzione importantissima, però questa attività che si va a fare nell'azienda agricola può contribuire ad arricchire ulteriormente tutte le cose che già vi ha spiegato il professore Mazza e gli altri professori che fate a scuola. C'è questo passaggio in più che integra, arricchisce anche il percorso formativo che si fanno nelle scuole. È chiaro che uno non dice vabbè, facciamo una cosa, invece non vai alla scuola agraria a Soveria, vado alla scuola di Franco. Non è che lui tipo alla fine ti dà il diploma se ci vai per 5 anni di seguito. A scuola devi sempre andare, però nelle fattorie didattiche si possono fare delle esperienze che è difficilissimo fare a scuola, o fare degli approfondimenti, dei percorsi particolari. Ebbene, questa misura del PSR della regione finanzia questo tipo di cose. Quindi vedete come l'azienda si trasforma. E quindi me l'ho passato un quarto d'ora abbondantemente, lo so, l'unica mo chiudo e vi dico solo questo. Quindi guardare all'agricoltura non è nel modo come abbiamo guardato in passato, una cosa faticosa, una cosa in qualche modo che ti sporchi sempre, ma l'agricoltura deve essere vista necessariamente in quest'altra ottica, perché l'azienda agricola del futuro sarà questa, lo è già, cioè, anche dal punto di vista legislativo, già dal 2001 hanno riconosciuto all'agricoltore la possibilità di fare tante cose che prima non poteva fare. Cioè addirittura prima sapete com'era, che se tu facevi pomodori e volevi fare la salsa di pomodoro e la vendevi come azienda agricola a scaldo, non la potevo vendere io prima, perché io la vedevo dare a qualcun altro che la trasformava, e questo poi ha portato nel corso degli anni pure al fatto che i prodotti agricoli vengono pagati a prezzi bassissimi, però poi al trasformatore o all'ulteriore rivenditore che ci sta dopo i prezzi lievitano. No, voi pensate, noi qua lo tocchiamo con mano, il discorso per esempio degli agrumi. Malgrado la nostra regione è la seconda regione produttrice di agrumi dopo la Sicilia, il più delle volte restano sulle piante non raccolti, non manco invenduti, perché non conviene raccoglierli, malgrado quello che c'è a San Ferdinando, che lo sapete tutti, no? La situazione che di questi braccianti che vengono sfruttati, e malgrado quello il produttore di agrumi non rientra nelle spese, perché ci sono tutti questi passaggi. Allora l'agricoltore del futuro, e voi sarete degli agricoltori, chi vuole farlo, chiaramente proiettate verso il futuro, è un agricoltore che guarda
al passato, nel senso di quel discorso che dicevamo prima della biodiversità, delle tradizioni, pure il discorso che ha fatto all'inizio stamattina il presidente del GAL. Guardate che non è una cosa da poco quella che ha detto, le macchinette che avete nelle scuole dove andate a prendere, non lo so, Kinder, non lo so che c'era, i distributori in generale. Il fatto, dice, di mettere lì dentro, i mandarini già sono stati premiati, dei ragazzi che sono pure, mi pare, hanno avuto un Oscar di Coldiretti, praticamente questi qua hanno fatto dei contenitori dove ci stanno, un bel package, no, due clementine. E che tu fai lo snack, fai un break e ti mangi quello piuttosto di mangiare un Mars, non lo so che mangiate, che le cose che si trovano nei distributori. E allora voi vi potete ingegnare a fare un qualcosa, che ne so, qualche anno fa l'avevano fatto in campagna, c'erano questi distributori dove vendevano mele a Nurche, che sono una mela particolare tipica della zona della campagna. Perché ci potevo mettere, per dire, a limoncello. Il problema è che poi, come dice Franco, bisogna fare pure un'educazione al consumo di frutta, verdura, cose che magari su questo abbiamo tanto da tante colpe, le famiglie, i genitori, insomma, che l'educazione si comincia chiaramente sempre a casa, pure per quanto riguarda questo. Però voi potreste pensare di valorizzare una vostra produzione. Io lo dico sempre, io mi occupo di castanicoltura, lo dico sempre ai giovani che si vogliono interessare, non è che tu devi fare le castagne soltanto, vai, li raccogli, li porti a casa, poi aspetti che arriva la sera quello col furgone, l'intermediario, al prezzo che dice lui tu gliele dai. No, tu ti devi ingegnare per fare qualche cosa con questa produzione tua, con quello che è il tuo castagneto. Il tuo castagneto può diventare un'aula didattica, può diventare un posto dove tu agricoltore, tu proprietario di quel castagneto, porti le persone a passeggio per fare che cosa? Per godere della natura che li circonda e per stare a contatto con la natura. E questa cosa qua può diventare reddito. Io vi chiudo dicendo questo. Il figlio di un castanicoltore, che pure Franco, pure lei conosce, che abbiamo conosciuto in provincia di Cuneo, e poi è venuto pure qua più volte per capire com'è la situazione della nostra castanicoltura. C'ha un figlio, due figli, c'ha. Uno fa il regista e un altro è laureato in economia e ha fatto dei master pure a Torino sullo sviluppo delle aree interne. Ebbene, lui che cosa ha fatto? Si è preso adesso, si è insediato come giovane imprenditore nel castagnetto del padre, 3 ettari, non è che chissà centinaia, 3 ettari. Che cosa fa? In questo castagnetto, vabbè, cioè, chiaramente c'è la produzione, no? Producono castagne, queste castagne prima il padre li vendeva o fresche oppure li trasformava in castagne secche. E già è una grande cosa, perché noi manco questo più facciamo, sono rimasti pochissimi. Allora lui non soltanto continua a fare questa cosa, però poi si è inventato che praticamente in questo suo castagnetto fa fattoria didattica. Se noi lo chiamiamo in questo momento, lui ti dice: mamma, non posso parlare perché c'ho la scuola di Torino, quella di Cuneo, quella di Domodossola, che viene qua a visitare e fanno attività didattica dove si pagano, cioè non è che uno va là perché quello si dedica a fare questo tipo di attività. In più, nel periodo estivo, in questo castagneto, lui nel mese fine agosto organizza un evento che per i giovani, per me hanno detto pure che i gruppi che hanno partecipato, ma io sono vecchio, non li conosco, però lì, che si chiama castagneto acustico, cioè praticamente il castagneto diventa il set, non lo so, lo scenario per fare delle attività musicali con gruppi di giovani, artisti, soprattutto del nord Italia, poi però mi hanno detto i nomi, io non li conosco, e vanno lì e fanno queste attività nel castagneto, che se sempre agricoltura, all'interno dell'azienda sua fanno, questi chiamano attività ricreative in ambito agricolo, cioè chi se farà agricoltore pure? Forse questa cosa, questo modo di pensare e di guardare alla cosa può essere più stuzzicante. Il padre che vi faceva, vendeva le castagne secche, lui le ha trasformate in farina, mo fanno dei biscottini, fanno una serie di tante cose, dolcetti, tante cose. L'anno scorso questo ragazzo, insieme ad altri giovani sempre di quella zona, che alcuni coltivavano mele, alcuni allevavano trote, quindi erano, sapete cosa hanno fatto? Si sono affittati per 3 mesi un magazzino
come per dirvi, per, loro stanno in un paese piccolo, come si, potremmo essere, diciamo, decollatura, e si sono affittati questo magazzino a, a, diciamo, a Lamezia, per farvi capire, in un posto dove c'era più, più economia, più, per 3 mesi, ognuno, e vendevano i loro prodotti. Quest'anno se lo sono presi per tutto l'anno. Però hanno fatto squadra, non se lo poteva permettere solo il figlio d'amico, solo il castanico, hanno fatto squadra, si sono messi insieme. Quindi vedete come questa formazione delle reti, che in qualche modo qua l'ha imposta la normativa, cioè se Franco presentava il progetto e non aveva fatto il partenariato con l'ASA e con quello, con i comuni, noi glielo finanziamo, bocciato, pure che era buonissimo il progetto. Ha dovuto fare questo partenariato, quindi il fatto di rapportarsi con gli altri. Voi sicuramente siete tanti, però magari la signorina può avere un'idea rispetto a una cosa, perché è più portata a fare l'animazione, diceva lei, l'agrinido, ci sono in alcuni posti, vedete, mo chiudo davvero, l'azienda agricola impostata in un certo modo può riuscire a soddisfare e a venire incontro a tutti quel welfare che si è perso per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda altri tipi di... Anche per esempio nelle aziende, ospitare le persone anziane, ma non che devi fare una casa di riposo, però creare dei contatti, per esempio con la casa di riposo del territorio dove sei tu, per dire un giorno, possono venire da me a fare pure cose, diciamo, che per noi sembrano banali, a sgranare fagioli, oppure a fare a intrecciare i cestini, no? Con dov'è coso? Michelangelo, che sa fare i cestini, sa fare intagliare cose. Per gli anziani, invece di tenerli chiusi là, li porti un giorno alla settimana. Questa cosa all'azienda viene pagata, e non è sempre agricoltura. Quindi vedete quante cose io. Insomma, mi scuso se non ho detto niente di quello che vi avrei dovuto dire per legge, diciamo, sono andata così, però spero di essere riuscita a darvi un minimo di, a solleticare la vostra curiosità, perché poi c'è molto della vostra fantasia, cioè delle cose io non ve le riesco a dire, perché io magari non ci arriverei mai a pensare quelle cose che invece si ingegnano, sono riuscite a mettere su aziende agricole, dove voi che siete i giovani, che avete proiettati verso il futuro, perché voi sapete, siamo nella... Ecco, poi un'altra cosa che prevedeva pure questa misura è la realizzazione di questi contatti telematici, comunicazione, no? Che in tempo reale, quello sta riprendendo tutte le cose che sto dicendo, pure quelle non dette bene, per dire, e però in tempo reale già lo sanno da un'altra parte. Quindi voi avete questo grosso vantaggio, mentre prima lui doveva fare gli opuscoli, no? I Deplian, cose per propagandare la sua azienda, il catalogo con tutti i prodotti, che per me resta sempre validissimo, perché io sono di un'altra generazione, ma che voi invece magari non tanto apprezzate, voi preferite vederlo digitalmente, e come pure la gente che acquista prodotti agricoli lo fa in questo modo. Quindi su questo dovreste puntare, e comunque considerare che sebbene siamo in un territorio marginale, aria interna, però ancora abbiamo uno scrigno di biodiversità invidiabile veramente, e sul quale si potrebbe lavorare tanto, e intanto abbiamo poi delle tradizioni che ancora non si sono completamente perse. Prima con qualcuno di voi, ho visto che qualcuno di voi parlava con Michelangelo di Nduja, insomma, di trasformazioni in salumi, no? Di salumi, ecco. Eppure su questo noi abbiamo delle conoscenze che possiamo sfruttare ancora, perché ci sono ancora le generazioni, insomma, più anziane, che ci possono dare degli input e delle cose, ma per fare un qualcosa di unico che possiamo fare solo noi, non possiamo non fare il salume, quello Milano, quello che si trova, qualcosa di unico e di particolare. Il discorso dei dolci che diceva, quella è un'altra cosa pure intelligente, uno che si ingegna per esempio coltivazione del grano, la cosa che non rende niente sotto, proprio perché il grano è rimasto ai prezzi da 30 anni sempre lo stesso. Ebbene, però se questo grano voi lo trasformate, con questo grano ci fate dei biscotti, gli fate i bucunotti, come diceva lui, perché giustamente io è di Conflenti, bucunotti, cose, come diceva. Ecco, poi c'è tutta una serie di, e poi cose pure innovative che potete in qualche modo inventarvi voi. È interessantissima quella cosa, che se la fanno vale molto più di tutto il PSR, il fatto di finanziare queste start-up, di chi ha l'idea, la voglia di fare.
perché può davvero innescare dei processi, micro processi, cominciate, ripeto, uno a fare una cosa, l'altro a fianco un altro. Vi mettete in rete, non dovete avere paura che si fa concorrenza uno con l'altro, perché voi mettendovi insieme potete solo diventare più forti, più bravi e più forti. Grazie. Una sola cosa voglio dire, però poi dovete parlare voi, quindi cominciate a preparare. Il fatto del il castagno non rende, boh, uno così a Serra Stretta negli ultimi anni sono nate due o tre aziendine che hanno fatto e fanno l'aumento valore della castagna. La castagna prima venduta a 70 centesimi, uno produceva 50 quintali, 7x5, 35, 3.500 euro. Ce la pizzava e tutto, zero guadagno. Questa castagna fatta a pastilli, cioè caselle antiche, 50 quintali, a pastilli ne perdi quasi due terzi, fai 25 quintali a 5 euro, sono 12.500 euro. Già, solo a secca, ed è già un aumento valore. Se poi quelle secche le fai a farina, arrivi già a 10 euro. E fare 25 quintali di farina a 10 euro sono 25.000 euro. È già quasi, uno dice, cazzo, scusa, ci guadagno. Se, chi se lo ripiglia? Chiudi, ha staccato. Hanno fatto quest'altra cosa ancora. Hanno cotto a vapore le pastiglie. Le pastiglie dure tornano morbide, tipo caramelline di Serra Stretta, rusarelle, ognuno ci ha messo un suo nome. Siamo passati a 14 euro, sempre 25 quintali su sempre 25 quintali, a 14 euro, ma se ci farò un conto, ma io credo che abbiamo superato i 30.000. Non so se... E ancora quante altre cose si possono inventare? Quando tutti i nicastrisi saiano e domeniche e cogliono castagne ad arrubare un po' a me, un po' a te, un po' che già sono un po' più intro, oppure i genti ciampano che stanno lungo le strade a ricogliere castagne che parano poveri, no? Parano poveri. Se uno si inventera nettaro e terra, un'aziendina, potete inventare nettaro e terra per mojacera. Una casuppola con gli yoghi per i quadrarielli, e ci sta vero. I genitori erano, se coglierano le castagne e te pagheranno a 5 euro. Tanto uno un chilo 5 euro voglio, te ne ogni 10 euro. Ma è quello io, senza pericolo delle macchine, delle cose. Tu sul cucchilletto, lo sai quanto te renderà il cucchilletto? Non sbundo i soldi. Oppure adotta un castagno, come fanno adotta una pecora. Ce ne sono idee, voglio. Ma io ho voluto dire solo questa. Poi giustamente non è che voglio convincere, perché ognuno di voi c'è chi ne deve andare a fare la parrucchiera, chi ne deve andare a fare la come si chiama, là. Cioè, però ci sarà pure qualcuno di voi che le brilla la cosa, e se c'è qualcuno abbiamo raggiunto un obiettivo, voglio dire. No, ma io penso che se guardate in questa ottica, pure di tutte queste cose, che non è così, che non credo, cioè quantomeno voglio dire avete a cuore l'ambiente, credo io, se non proprio l'agricoltura, l'ambiente in maniera generale. E quindi secondo me ognuno di voi può trovare uno spazio, perché raga, no, mo tocca a loro. Allora, noi dobbiamo aspettare alle 12:30, perché sul manifesto abbiamo scritto che ci dovrebbe essere il preside Caligiuri. Quindi noi giustamente non possiamo lasciare, perché se noi andiamo a chi deve arrivare a cacciare, ormai chiuso, dice, ma che sono scemi. Quindi alle 12:30 non mi stare qua. Ma se volete che noi non parliamo, oppure vi rispondiamo,
qualcuno di voi deve fare delle domande, belle, stupide, intelligenti, meno intelligenti, che poi tutte sono intelligenti, però voglio sentirvi dire qualcosa. Sarebbe stimolante per noi e pure per voi, qualcosa che vi sfiora anche lontanamente la mente. Dice, a me quasi quasi mi era venuta a mente questa cosa, che ne pensate? Siamo tre. Questo sapete perché serve ed è bello che arrivi direttamente da voi, perché anche per noi come aziende e non solo, e ci dà la possibilità non solo di migliorare quello che è magari un'idea nata da tre persone messe insieme, ma quello che può essere anche un progetto futuro, no? Quindi sì, se vi va anche qualsiasi cosa che vi ha stuzzicato, tranquillamente, cioè senza problemi. Esatto, tanto avete visto, siamo stati tutti molto... Questi li lasci sul tavolo poi alla... Ah, a proposito, i questionari, appena finiamoli, la potete lasciare... Dico, nessuno di voi ha pensato, dico, cosa fa? Perché avete, allora la domanda ve la faccio io, perché avete scelto la scuola agraria? Ho combinato un guaio? Siete tutti svenuti? Oh, uno! Siete arrivati al quinto, terzo, anche al terzo. Oh, chi è in middle age a livello scolastico? Al terzo. Allora, sensazioni al terzo di una scuola agraria, comunque scelta. Qual è? Perché? Ragazzi, scusatemi, non voglio rompere le scatole, ma c'è un vostro compagno che sta... domanda che ti faccio adesso, non perché ho preso di mira te, ma perché sei stato così cortese anche da rispondere, no, alla mia domanda. E pensi che, per esempio, una giornata, da quello che ci siamo detti, da un'idea data da Vincenzina, da Franco, da me, dal sindaco, dalla Gal, ti si è più o meno accesa un'idea, come per dire, te tieni chi letta il re, nonno, quasi quasi, boh, in effetti adesso finisco, non so, sei un ragazzetto ovviamente, ancora non so che, però dico, ti è arrivato, ti ha solleticato un'idea, qualcosa? Quando ero più piccolo passavo molto tempo con mio nonno, diciamo, in campagna, e avendo anche, diciamo, dei parecchi ettari di castagne, a me sempre mi piace, nel senso è un settore che a me piace, e quindi avevamo pensato a fare un impianto di castagne. Avevo iniziato prendendo per ora solo a spesa mia 5 piante al divaio. Avevo in mente di, siccome avevo fatto, diciamo, sistemare 2-3 ettari di terra, volevo fare un impianto. Con mio cugino abbiamo parlato, abbiamo deciso di fare anche altro, visto che lui ha un'azienda agricola già avviata, e volevamo, cioè, fare qualcosa per il nostro paese, diciamo, per noi soprattutto. E quello che ti auguriamo noi, ecco, che questa tua idea possa essere sempre più coltivata, questa tua passione, quello che
personalmente, ecco, ti posso dire, coltivalo e guardati intorno, perché ti ripeto, ci sono un sacco di bellissime cose che puoi fare partendo da questo pezzettino di terra che hai e guardando anche i ragazzi che saputo copiare, questo è una notizia un po' per tutti, no? Quando noi non sa manco copiare, maronna, che disastro. Invece il copiare, riportato alla tua, per esempio, storia, alla tua, ma ben venga, fallo, prendi esempio da qualsiasi altro ragazzo, qualsiasi altra realtà, che però puoi riportare nella tua terra, nel tuo modo di vivere e nel tuo essere tu come imprenditore, come ragazzo che si è innamorato nel fare questa attività. Quindi questo è l'augurio che personalmente ti faccio. Bravo. Allora, com'è che ti chiami, scusami? Saverio? Ecco, come Saverio? C'è qualcun altro? Dai, tanto, voglio, ve l'abbiamo detto, dobbiamo stare qua. Quindi, dai, un'idea. Sì, dai, vieni. Vieni, come ti chiami? Alfredo, dai, vieni. Un'idea che ti è potuta venire... Ragazzi, magari, guardate, si può dire... Magari se gli viene in idea che questi la dicono, gliela rubo, succede un macello. Tanto qua mica ce l'hanno i diritti loro. No. E allora? No, ma veramente, nessuno di voi... È difficile, secondo me, che in questo momento gli magari a una volta, però... Il fatto di guardare al mondo agricolo con un occhio diverso, questo secondo me può essere importante, no? Perché poi chiaramente avete tutto il tempo di pensarci, di ragionarci, perché non è che un subito ho deciso, faccio questo. No, non era un modo di decidere. Tante volte, come diceva Franco, non c'è bisogno nemmeno di fare cose strabilianti, quelli comunque sempre i 25 quintali che le castagne raccoglievano, però questi 25 quintali li hanno saputi, non è che poi i castagneti loro hanno prodotto, anzi forse in questi anni hanno prodotto pure di meno, però con quei 25 quintali di castagno il reddito si è duplicato, addirittura triplicato, quindi basta metterci un poco di ingegno, ma poi potete tantissime altre cose che magari noi non ci arriviamo, no? Un'altra volta noi pensavamo i castagni a fiocchi, no? Per essere nell'ambito delle castagne. Castagno, per esempio, la castagna è un frutto che è privo di glutine. Sapete quanto si potrebbe cavalcare su sto fatto del gluten free? Che perché mo tutti si... Vabbè, ci sono chiaramente problemi di celiachia conclamati, però voglio dire, il fatto che comunque sia un prodotto che viene venduto e viene consumato. Fagnano Castello, no? Il sindaco si è inventato insieme a questi, non so con questi progetti di cooperazione o con che cosa, per promuovere un territorio, Castagna Riggiola. Hanno fatto uno studio con... Allora, questa cosa la dico perché insomma la conosco. Allora, praticamente io mi occupo di castagna, come dice lui, quindi giro avanti e indietro e qualcuno mi conosce. Allora, vi è invitata ad un convegno in cui c'era pure l'ospedale Carreggi di Firenze su un progetto di valorizzazione della castagna. Dico, andiamo subito, fruita, no? Insomma, mi sono riempita la macchina, c'eravamo parecchi, siamo andati. Allora, convinti di trovare già questo risultato di questa ricerca, no, ancora in fase embrionale come studio, però che cosa si sono messi in testa questi signori? Praticamente, partire da questa varietà di castagno, che è una varietà come noi teniamo, loro hanno due varietà, noi andavamo 50.000, loro due ecotipi, la Riggiola che è precoce, quindi è la prima che matura, e poi l'Anserta. Allora, questa Riggiola, che chiaramente per loro è importante, che sfrutta prezzi, riesce a spuntare prezzi interessanti, perché è la prima, no? che si fa quando ancora le altre castagne non sono pronte, praticamente loro hanno promosso il comune insieme all'associazione Città del Castagno, perché Fagnano Castello è pure Città del Castagno, praticamente insieme a questa... ospedale Careggi di Milano, insieme ad una nutrizionista che è una ragazza proprio del luogo, di realizzare un alimento partendo da questa castagna, da questa Riggiola, che dice che ha queste proprietà particolari, per creare praticamente un alimento, una specie di poltiglia mischiata poi con miele, sempre miele di castagno, che può essere somministrata ai malati oncologici che hanno problemi a deglutire. E invece, siccome questi qua poi insomma, se hanno questa difficoltà non riescono proprio a mangiare cose insomma in qualche modo solide,
gli danno questa poltiglia. Questo però ancora è una cosa, però su questa cosa qua loro hanno già lanciato per esempio una campagna di informazione dicendo che la Rigiola, ma forse la Rigiola, perché a nostro non potrebbe avere pure questo utilizzo, ma per dire che ci possono essere tanti modi. Oppure per esempio, io questa è una cosa che la sto dicendo tante volte, che finirà che la dovrò fare io pure che sono vecchia. Per esempio la birra con le birra di castagne, ma perché non si prova a fare pure un'esperienza del genere, no? Che è una cosa che queste birrerie aziendali, no? Birrerie, birrifici, come si chiamano? Birrifici aziendali. Allora, sì, ci sono degli incentivi. Per esempio il PSR è un piano di sviluppo rurale, e da questo piano di sviluppo rurale ci sono dei fondi che sono comunitari e vengono ad essere destinati proprio alle aziende agricole. Addirittura, guarda, vecchie e nuove, per esempio per quanto riguarda le aziende agricole under 40, per dire, e noi che siamo anche in area svantaggiata, pensa che cosa geniale, innanzitutto abbiamo una sorta di bonus proprio perché viviamo in area svantaggiata, cioè cosiddetta area interna. In più tu, in particolare che sei un ragazzetto, hai ancora un altro bonus per il fatto che sei under 40. Una ragazza, in qualità di ragazza, è un altro punto. Quindi, per esempio, l'essere donna, ecco, quindi si sta anche un po' prediligendo, sono molte le aziende al femminile in tutti i campi agricoli e spaziano veramente tantissimo, e quello è un altro punto in più. Ovvio è che molto, come abbiamo sempre detto, è la progettualità, prima l'idea e poi la progettualità, nel senso che deve essere qualcosa di innovativo, concreto, insomma qualcosa di un po' particolare. Tutto qua. Allora, buongiorno, io chiedo scusa se sono arrivato in ritardo innanzitutto agli amici e alle amiche che sono qui, ma sapevano già che avevo una visita specialistica di prima mattina, ma come funziona il sistema sanitario, pur pagando, no, mi hanno sbrogliato con un'ora e mezza di ritardo, insomma, ecco, nonostante l'appuntamento fosse alle 9. E io, per quel poco che ho potuto sentire, insomma, ecco, credo che questa iniziativa e il modo di stare di un imprenditore come Franco Fazio sul territorio è estremamente coerente con quello di cui ha bisogno questo territorio. Quando parliamo di territorio, ragazzi, non stiamo parlando semplicemente di una cosa astratta, della politica. Stiamo parlando anche degli imprenditori, stiamo parlando delle associazioni, stiamo parlando di un nucleo vitale di un territorio che si chiama scuola. Perché vedete, gli imprenditori lavorano e fanno arrivare soldi sul territorio. La politica riceve dei finanziamenti e gestisce la cosa pubblica per dare servizi. Però attenzione, che per far soldi è necessario, e ve l'ha spiegato, poco fa sentivo qualche parola, no? Ci vogliono competenze. Competenze non solo di tipo culturale, ma anche competenze personali, quindi passione, motivazione, capacità di fronteggiare le difficoltà, giusto? E queste cose uno magari le impara in casa perché ha un padre imprenditore e quindi vede il papà che, o la mamma, mettiamo così, parità di genere, che a un certo momento hanno difficoltà, lo vede sì che un po' si abbatte, però poi alla fine si riorganizza, no, e riprende il cammino. Quello si chiama educazione informale. Il ragazzo, la ragazza in famiglia vede, nota, osserva il comportamento dei genitori, ci sono dei meccanismi psicologici studiati molto bene da Freud, per cui c'è l'introiezione, si dice, no, porta dentro un po' questi aspetti tra papà e mamma, e quindi abbiamo quella che si chiama la riproduzione psicosociale del talento imprenditoriale all'interno della famiglia. Non è un caso che ci sono le dinastie imprenditoriali, cioè che abbiamo famiglie in Italia come nel resto del mondo che sono, no, in arte da 200 anni. E che significa? Che ce l'hanno nel sangue? Ma no, sono fesserie,
è quello che molto spesso si vuol far credere, no, agli altri, in modo che, no, si demotivino, si depotenzino pure. In realtà sono solo meccanismi, li chiamiamo così, meccanismi di riproduzione psicosociale di un talento, in questo caso imprenditoriale, va bene? Saper stare sul mercato, capire come muta, adeguare il proprio business ogni volta, fronteggiare il cambiamento con coraggio e anche rischiando. Come vedete, stiamo parlando di cose con parole che, permettetemi, non sono nell'uso quotidiano vostro o mio o delle vostre famiglie, per lo più, giusto? Non si sente parlare di rischio, di fallimento, giusto? Di io voglio farcela, voglio affermarmi. Oh, come proviamo a dire una cosa di questo tipo nelle nostre famiglie? E che presuntuoso, dove vuoi dire? Ce lo diciamo in dialetto, giusto? È vero o no? Non scatta così questo meccanismo? Invece nelle famiglie a vocazione imprenditoriale questo non accade. Al contrario, il genitore è contento quando vede il figlio determinato e dice io voglio arrivare lì. E dice papà, io ho quest'idea e vorrei mettermi in proprio. E il papà dice vai. Magari se è furbo gli dice trovati pure le risorse, perché così impari se vuoi metterti proprio in proprio. Ci siete? Quindi ora il nostro discorso quale deve essere? Il sistema imprenditoriale deve rimanere, per esempio, su questo territorio quello che è? Cioè con le 5-6 imprese che si dicono, diciamo, di media grandezza, con un pulviscolo di piccole imprese artigianali, no? Conduzione personale o familiare al massimo, che non riescono ad alimentare quella ricchezza capace di, no, mantenere in piedi questi nostri paesi e aiutare voi a rimanere qua, sia a intraprendere sia a trovare un lavoro. Io parlo spesso con ragazzi e ragazze che sono usciti dalla scuola e mi dicono qua non c'è lavoro, massimo, no, ci prendono da qualche parte 2 o 3 mesi, adesso ti pago finché non ci stancano e ce ne andiamo, no, soprattutto nel settore commerciale. La situazione è questa. E allora qual è il ruolo della scuola? Ma guardate, il ruolo della scuola non è il libro. Io sono 6 anni che continuo a usare queste espressioni per far capire, no, che la scuola non è e non può essere più quella di 50 anni fa, ma neanche di 20 anni fa, che vi si educava a un libro. Ognuno, ogni materia ha la sua materia, prendiamo il libro, lo leggiamo, lo sottolineiamo pure, lo studiamo, lo ripetiamo bene e poi ci salutiamo e nella vita ognuno per la propria strada. Non è questa la scuola, non può essere questa. Se c'è un motivo per cui la Commissione Barca scelse questo territorio, va bene, come area pilota per la strategia delle aree interne, va bene, perché sentì il racconto che si faceva della scuola, va bene, una scuola che, pur utilizzando i libri, ci mancherebbe altro, tentava di andare un po' oltre, con idee innovative. Primi anni, mi ricordo quell'anno, 27 imprese formative, e qualcuno l'ha seguita anche il nostro amico Franco, così come altri piccoli imprenditori o artigiani del territorio, va bene, nel tentativo di diffondere questo spirito imprenditoriale. Ecco il ruolo della scuola. Ma non è, attenzione, una cosa di cui possiamo vantarci tanto noi come IS Costanzo, perché questo ormai è nelle disposizioni ministeriali, nella legge 107, va bene, che chiede di educare i ragazzi a uno spirito imprenditoriale non necessariamente orientato a creare impresa, tant'è vero che si chiama entrepreneurship, distinguendola dalla che è intraprendenza, mentre l'imprenditività è più il lavoro, no, dei nostri imprenditori. Però le competenze dell'entrepreneurship e quelle dell'imprenditività sono molto vicine. Il salto sta poi alle occasioni della vita, alle vocazioni di ognuno di voi e a quello che, no, le opportunità, anche risorse finanziarie che potete trovare. Guardate che si lavora da tanti anni su questo, non è un caso. E non è un caso neanche che in 3 anni abbiamo superato diversi livelli di selezione ministeriali
fino al punto in cui noi, 4 mesi fa, siamo stati individuati come unica scuola in Italia che dovrà costruire una piattaforma digitale per dove andranno a scuola tutti gli studenti d'Italia, dalle scuole primarie alle scuole superiori, va bene, sulla imprenditorialità digitale, non semplicemente sull'imprenditorialità, ma sull'imprenditorialità digitale. Questo significa che nella scuola, in qualche maniera, a differenza di tante altre, gira questa idea, perché ormai sono anni che in un modo o nell'altro ne parliamo, eccetera. E anche tutto il discorso che abbiamo fatto, spesso magari rumoreggiando, spesso con un braccio di ferro, ecco, un rapporto di forza però purtroppo sfavorevole per noi, per quanto riguarda la gestione della strategia delle aree interne, una strategia che io, diciamo così, plaudo perché è quasi arrivato al punto, anche se ho sempre espresso molti perplessità e poco critiche aperte alla modalità, no, con cui è stata gestita questa partita, che era una partita di un territorio, era partita di un popolo, di scuole, di imprenditori, e dalle quali invece in qualche maniera siamo stati tenuti fuori per dire vi dovete prendere quel che decidiamo noi. Non è proprio così. Noi siamo riusciti ad ottenere, anche se dimezzato, una cosa eccezionale, che io credo fosse il solo progetto di valore che potesse essere finanziato nel settore della scuola, a fianco a grossi contributi per le imprese. Quello che ci hanno finanziato, va bene, per 750.000 euro più ammendicoli, che porteranno un po' la somma intorno a 1 milione di euro, è il cosiddetto centro territoriale per l'occupabilità e l'imprenditorialità. Non stava scritto in nessuna parte, ce lo siamo inventato, erano anni che si coltivava questo sogno, in un ambiente autonomo e indipendente dalla scuola, perché il centro territoriale per l'occupabilità e l'imprenditorialità è per voi, ma è anche per il territorio. Quindi è prevista addirittura che la sua gestione finisca, l'abbiamo elaborato noi questa proposta, non è che ce l'ha chiesto qualcuno, sia gestito da un consiglio di amministrazione in cui è presente una rappresentanza anche degli imprenditori, anche delle associazioni e via dicendo, perché deve essere un bene del territorio, per gli studenti, per i ragazzi NET. Sapete chi sono i NET? Tra Decollatura e Soveria ufficialmente ne ho contati 900, sono tantissimi, che non lavorano e non studiano. Ce ne sono tantissimi. Il grosso dei giovani, va bene, non trova lavoro facilmente e non riesce neanche a studiare talvolta. Il che significa che la situazione sul territorio è drammatica, con uno spopolamento che ha toccato ormai il 27% nell'arco di un quindicennio, e non è poco. E allora qui non si tratta più di dividersi, non si tratta più di primeggiare io sono il primo, o di utilizzare il manuale Cencelli per la divisione delle risorse, perché facendo così, va bene, è inevitabile che questo territorio muoia, scompaia, e che non ci siano neanche più le condizioni perché sopravvivano, va bene, pure le medie imprese, perché le medie imprese sopravvivono laddove c'è un contesto ecologico favorevole, fatto di tanti piccoli imprenditori, di famiglie stabili che non sono tentate dall'emigrazione continua, perché in famiglia purtroppo la disoccupazione è diffusa. E allora, partendo da questo, io vorrei presentarvi oggi quel che sarà o che dovrebbe essere il centro territoriale per l'occupabilità. E mi fa piacere che ci sia Franco oggi, così mi offre questa opportunità, perché è uno degli imprenditori da questo punto di vista più illuminati, che vede più lontano rispetto a tanti altri, che non è curvato sul suo, è sempre stato molto generoso, no? Con la nostra scuola, con voi studenti, nell'accogliere gli studenti. Che ci sia la rappresentanza dell'ARSAC e che ci sia la rappresentante di una cooperativa di servizi e di attività agricole nel territorio. Ora, vi hanno parlato di settore del castagno e altri settori produttivi del territorio.
settori che possiamo anche dircelo, abbiamo archiviato come generazioni, le ultime generazioni, ritenendole non più economicamente soddisfacenti per un artigiano, un produttore, un contadino, eccetera, tali da non assicurare un valore, no, economico e mantenere una famiglia. Va bene, può essere che sia anche questo. Però è pur vero che normalmente sono le idee che danno valore alle cose, sono le idee che generano il denaro. E le idee sono in grado di generare ricchezza, si può dire, in qualunque situazione e contesto. No, ultimamente abbiamo preso contatti con Caccavari di Mulinum, che io ebbi il piacere in terza al liceo di Catanzaro di bocciare, storia e filosofia, va bene. No, lui lo ricorda e gli ha fatto bene. Dice, fu il mio primo fallimento. Quando parla di questo, dice, io fu il mio primo fallimento. Dice, quindi ho imparato qualcosa. Ok, bravo. Va bene. E allora, cos'è che ci dobbiamo dire veramente qui oggi? Che cosa vi dicevano loro? Le risorse finanziarie, anche se poche, anche se fornite con lentezza, ci sono. Ci sono. Quel che manca molto spesso sono le idee e le competenze per trasformare queste idee in qualcosa di concreto. Anche la capacità di fare gruppo e quindi di fare una cooperativa, di fare una società, di mettersi insieme. Noi siamo, come meridionali, maledettamente propensi a diffidare dell'altro. Un pari, sì, però la società, mai. Ci siete? Perché si litiga entro 3 mesi, forse pure prima, va bene, cosa che è sconosciuta, per esempio, questa propensione in altre regioni, sconosciuta, voglio dire, molto affievolita, Emilia Romagna, Toscana, che c'è un rapporto di, no, una marea di piccole cooperative, un rapporto di una persona ogni 9 e ogni partita IVA, cioè una cosa enorme da questo punto di vista, quindi un tessuto, no, di piccoli imprenditori, di piccoli artigiani molto forte, molto radicato. E allora possiamo andare avanti? Allora, la mia idea qual è? È che se noi come scuola non facciamo la nostra parte, cioè se non vi guidiamo allo sviluppo di competenze di entrepreneurship, voi su questo territorio difficilmente potrete resistere. Ed è il motivo per cui hanno sviluppato la strategia delle aree interne, cioè andare a portare qualche soldo in più in queste aree arretrate, da utilizzare però non per sistemare il parcheggio, non per sistemarsi una scuoletta dicendo che poi ci faccio una cosa importante, non si sa neanche bene quale e con quali risultati. E tutto deve essere concentrato sullo sviluppo delle vostre competenze di base. Dovete andare bene, no? Perché dovete essere capaci di leggere un testo, di fare un po' di conti, di utilizzare il digitale, però dovete diventare anche, no, imprenditori di voi stessi. Da questo punto di vista, imprenditori di voi stessi, e ci dovete credere. Ma anche il crederci non è una cosa naturale, perché voi non siete il figlio di Franco, permettimi, se lo dico ti chiamo per nome, perché è il padre che col suo talento, col suo lavoro quotidiano ha permesso al figlio di credere, no, in se stesso e nelle cose che vuole fare. Per voi non è così, perché non avete avuto nessun tipo di esperienza, perlomeno per chi non ha un genitore, no, che opera nel settore. E quindi il ruolo importante e strategico della scuola. La scuola, se è scuola, se non tradisce il suo mandato istituzionale, se non è uno stipendificio, va bene, per me, i docenti, il personale ATA, allora fa questo, lavora per voi, vi aiuta anche in queste dimensioni, perché tra voi potrebbe esserci più di un imprenditore, più di un'imprenditrice, capace anche di cambiare con qualche idea il territorio o contribuire a cambiare il territorio. E allora, la scuola deve assolutamente ingegnarsi per aggiungere valore
al territorio attraverso la vostra formazione. Se la scuola non fa questo, la scuola fallisce il suo lavoro, fallisce la sua missione. E quindi è inutile che noi parliamo a vanvera, diciamo come siamo bravi, come siamo. Io, diciamo, la cartina di tornasol, la verifica di quanto abbiamo inciso, io la vedo su due fatti. Uno, il tasso di iscrizione universitaria, perché significa che vi proiettiamo verso un mondo, no, in cui potete fare quello che volete con la laurea, e l'altro, lo sviluppo di competenze per rimanere su questo territorio. Non abbiamo altre unità di misura. Serve a poco dire che siete usciti con la media dell'8, che avete preso 95 agli esami di Stato. Significa proprio nulla, anche perché questi voti possono essere autoreferenziali, ce li siamo inventati. Invece la realtà, la vita, andando all'università, ci dice esattamente, no, cosa abbiamo prodotto. E quando voi riuscite a rimanere sul territorio, provate a mettervi in proprio, vi spronate in questo, allora sì che possiamo dire siamo riusciti ad ottenere qualcosa come scuola da questi ragazzi e per questo territorio. Allora taglio un po' l'aspetto un po' più diciamo teorica, e vado un po' sul concreto. Allora, il Centro Territoriale per l'Occupabilità è veramente l'incrocio di una marea di mini o di macro strategie a livello nazionale che stiamo cercando di avvicinare. Ci siete? L'essere stati selezionati come unica scuola che deve fare questo lavoro per tutte le altre, no? Quindi creare questa scuola di imprenditorialità digitale, beh, significa che qualche idea ce l'abbiamo, che stiamo attenzionando quello che è il piano nazionale digitale, va bene, varato nel 2014, e siamo anche per le tecnologie eccetera una delle scuole più ricche, più innovative della Calabria, siamo molto famosi fuori, anche se qua abbiamo sempre da lamentarci, va bene, molto famosi da questo punto di vista. E a mano il digitale sta invadendo tutto. Ragazzi, l'anno scorso alcuni, non so se alcuni di voi o chi, adesso penso che siano ragazzi, erano ragazzi seconda e terza, hanno fatto 60 ore per la guida di droni, giusto? Di cui uno, 7500, quindi avevano 15 droni per allenarsi, e poi c'è il mega drone da 7500 euro che gestisce il GIS, e con la sua telecamera, che è una telecamera in realtà che rileva i temperature e li traduce in colori, fa mappe delle aree dove manca l'acqua, se c'è una malattia, se c'è carenza di un determinato sostanza chimica, funzionale alla cosiddetta agronomia di precisione. Adesso con alcuni vostri insegnanti, non vi vedo qua quelli che stanno collaborando, dovremmo realizzare due serre sperimentali per il cardoncello, un fungo, che dovrebbe alimentare, no, poi una delle filiere produttive di trasformazione gastronomica del laboratorio, no? Perché ci sono ben 4 laboratori food, uno di questi riguarda la produzione di vasetti. E allora, cosa c'entriamo noi con la castanocoltura o con altre attività? Beh, il problema è che il castagno è morto perché nessuno ha capito che in realtà il valore, va bene, si crea nella trasformazione. È una trasformazione di qualità e di nicchia, facendo branding territoriale, cioè diffondendo il nome del territorio anziché il vasetto di Caligiuri. No, sono produzioni del Reventino all'interno del quale si muovono, va bene, i vari produttori. Questa deve essere, secondo me, e questa è una mia idea, insomma, ecco, che è piaciuta tanto da questo punto di vista alla commissione Barca, no? Quello di lavorare soprattutto nel settore della trasformazione, perché il settore della trasformazione poi stimola, va bene, qualcuno a produrre, perché a questo punto si crea una, quella che si chiama la filiera, e non ne abbiamo di filiere. Chi coltiva, no? Chi alleva e chi, no? Poi a un certo punto rileva quel prodotto sul territorio a chilometro zero, quindi potendolo pagare molto di più perché non ha i costi per farlo venire dalla Cina o dalla Lombardia,
lo trasforma col marketing anche digitale, deve vedere di piazzarlo. E allora gli ambienti, e voglio entrare così anche così perché diciamo l'altra volta che l'abbiamo presentato non so per quale motivo sono partite tante email, però verosimilmente credo che a voi non sia arrivato perché non vi ho visto quel giorno e normalmente partecipate, quindi probabilmente chi ha curato la mailing list ha omesso. Sì, avanti, ecco, sì. Allora, si tratta di ambienti del tutto innovativi, non ce ne sono ancora in Italia, perché stiamo mettendo insieme laboratori food, fab lab e aree di coworking. Ecco perché vi dicevo, stiamo provando a mettere insieme all'interno di questo gigantesco laboratorio da quasi 1 milione di euro, va bene, tante cose diverse, perché un territorio non può fossilizzarsi su un'unica dimensione, perché voi potrete anche azzeccare un ottimo prodotto di nicchia e vendere il cardoncello non a 15 euro trasformato al chilo ma a 35, però il discorso è che potrebbe non avere le gambe così forti e lunghe da arrivare lontano, perché non siete in grado di fare marketing digitale, non siete capaci di fare storytelling, di narrare la storia del prodotto oltre i confini del vostro punto vendita all'interno dell'azienda. E invece dovete imparare anche questo. Ecco perché a fianco ai laboratori food c'è il Fab Lab, dove uno può imparare la gestione dei QR code, in modo che dal vasetto uno clicca sull'icona del vasetto o realtà aumentata ancora meglio e arriva su un'area del sito dove si racconta la storia e cose di questo tipo. Ma attenzione, siccome ormai siete rimasti 4 gatti sul territorio come giovani, noi siamo 8 gli anziani, voi siete 4, no? E beh, c'è un problema serio, voi non vi incontrate. I primi anni, poi adesso si è persa anche questa nella scuola, i primi anni si faceva, vi ricordate, scuola aperta, di pomeriggio. Qualche genitore, un po' maldestra, diceva una scuola dove li fanno giocare a calcetto, videogame, il pomeriggio a scuola, che scuola è? Io ricordo a questi genitori che quando sono cresciuti loro, quando sono cresciuto io, nella stessa classe di età, mio paesello, Petronà, eravamo 100-105. Adesso, scusatemi, facciamo i conti della serva? Quando va bene, Soveria e Decollatura ne hanno 30, ma ci spostiamo verso Cicala? 46 studenti dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media. Ci spostiamo a Bianchi, è scesa 80 tra scuola primaria e scuola, quindi significa che stiamo parlando di il grosso dei paesi, tolto Decollatura e Soveria, gli altri 9 paesi che contribuiscono alla nostra scuola, quando entrate nella terza media per fare orientamento, cioè quando entriamo noi, trovate 3, 4, 5, 10 ragazzi. Per 2 anni di seguito abbiamo avuto nella scuola di Motta 2 classi, una seconda e una terza, fatta di 8 ragazzi ciascuna, ma dentro c'erano gli studenti di Motta, Martirano e Conflenti. 3 paesi, quelle 2 annate, davano complessivamente 8 studenti, 2-3 a testa, non di più. Quindi questa è la situazione. E allora giustamente il genitore sbaglia nel ragionare così, perché voi state sviluppando, quando non siete Decollatura e Soveria, un'adolescenza tisica, cioè senza confronto, senza sviluppo, perché a questo punto a Bianchi un ragazzo si ritrova solo con se stesso, perché al massimo vede 2 o 3 persone, da altri 2 o 3 compagni, e magari non va d'accordo perché l'altro è il figlio del fratello con cui la mamma ha litigato, no? E non si incontrano. Non c'è la possibilità di costruirvi la vostra identità aiutandovi a vicenda, non può esserci. Quindi se siete Decollatura di Soveria, già siete poveri, ma guardate che voi dal punto di vista delle opportunità personali di sviluppare, di avere rapporti, relazioni, persone che magari la pensano come voi, no?
che vi accettano vi possono accettare, ma gli altri paesi, vi assicuro, gli altri 9 raramente superano i 10 studenti, raramente. I 10 ragazzi, e voi per noi siete studenti, i 10 ragazzi, che significa, cosa ci dobbiamo dire? Che questi ragazzi hanno delle difficoltà anche a dire che faccio il pomeriggio, che faccio la sera. Tant'è vero che i primi anni, va bene, da 14 al 16, abbiamo avuto dai 100 ai 150 ragazzi al pomeriggio, perché dovevano firmare, eccetera, presenti. Perché giustamente gli è sembrata una grandissima cosa, ci stiamo insieme, no? A quello piace il gioco di Yu-Gi-Oh!, a quell'altro piace il videogame, a me piace leggere, in questa maniera. Quindi da tutti e quattro, da tutti e tre gli istituti, no, invadevano il liceo, piano di sotto, dove vi avevamo allestito questi spazi per stare insieme. E allora l'area di coworking, no? Che cos'è? È una cosa che hanno inventato alcuni giovanotti. Il fondatore ha attualmente l'età di 26 anni, ma sono ormai 7 anni, no, che si è creato questo movimento, il movimento dei Talent Garden, che da qualche anno ormai è arrivato in Germania, in Francia, in alcuni paesi del Mediterraneo. E in cosa consiste? Qualcuno, non so se voi non ci siete mai andati, se è mai capitati, ce n'è una a Cosenza. La fondatrice, una delle 5 fondatrici, è Anna Laura Orrico, che ha collaborato tante volte con noi nel fare attività proprio di educazione all'imprenditorialità, e lì uno si affitta una postazione, quindi una scrivania, collegamento a internet gratuito, un affitto mensile, non so, che 40-50 euro, per noi non sarà così, non dobbiamo vendere un prodotto, ma loro sono anche imprenditori, quindi giustamente fanno pagare qualcosa. E lì uno va la mattina quando vuole e lavora col suo computer, fa quello che deve fare. Qual è la forza di questo modello? Che c'è novità, qual è? Che non ha uno studio suo, che viene anche disturbato dagli altri mentre lavorano? No, perché il lavoro oggi è diventato così complicato che se non ti puoi permettere una grande azienda, devi necessariamente imparare a collaborare con altri, e tu magari non sai che ci sono gli altri che hanno quelle competenze. Allora lì ci trovi 2 o 3 grafici, ci trovi l'architetto, ci trovi l'ingegnere gestionale, ci trovi lo sviluppatore di Java, lo sviluppatore di C++, ci trovi una marea di persone. E a questo punto, se a te arriva la commessa a fare qualcosa, che succede? Che a un certo punto dici: sì, io faccio questa parte, però per il resto è inutile che faccio il compilatore, che me la bocciano, non mi pagano. Quindi vai dall'amico che incontri nell'area caffè, perché hanno anche l'area caffè, e dici: guarda, ho questo, no, commessa da 12.000 euro in 3 mesi, dobbiamo fare questa cosa, va bene, do 3.000 euro a te, va bene, mi curi questa parte? Ci siete? In questo modo è un sistema di collaborazione. Ora, voi quando vi diplomate siete dispersi, ragazzi, e chi va all'università sta fuori, però quando rientra non trova più nessuno. Immaginate invece un centro territoriale per l'occupabilità e l'imprenditorialità in cui, no, loro possono entrare perché ne hanno diritto, perché del territorio. Significa che a questo punto si incontrano, si parlano, e allora se troviamo 2 ragazzi che hanno un po' di talento imprenditoriale, si annusano, si pigliano e magari decidono di investire e fare qualcosa. Ci siete? Hanno l'idea. Magari poi gli serve il grande pianificatore, quello che sa fare marketing. Allora dicono: facciamo una cooperativa, e noi prevediamo anche di, per l'uso di questo laboratorio, cosiddette cooperative di transizione. Adesso ve ne parlerò pure. Vado un po' veloce. Quindi ecco qua, perché l'ora, ecco, è quasi 1:00, prenderò solo altri 10 minuti. Allora, l'area food, che è quella che per il momento vi interessa di più, anche se tutte le aree sono vostre e dovete, è più difficile capirne il valore e l'impatto, però questa sicuramente, no, l'afferrate di più nell'immediato. Allora, è previsto, va bene, una linea per la produzione di formaggi freschi,
e secchi, stagionati, si dicono, giusto? Stagionati. E allora, per esempio, questa qua c'è una macchina, e tenete conto che questi laboratori, per il costo che avranno, saranno di tipo non industriale, ma di tipo artigianale, cioè di quell'artigiano, per così dire, che si mette in proprio e magari con due o tre componenti della famiglia o due o tre, quattro dipendenti riesce a produrre quintalate, per esempio, di mozzarella al giorno. Questa è una macchina che produce quintali e quintali di mozzarella in un giorno, perché è tutto automatizzato, è tutto digitalizzato. Bisogna conoscere, prima sperimentare e congegnare il protocollo di produzione, lo si carica, vedete qua, sei andato avanti tu? Ecco questo qua, sì, prova a seguirmi tu a vedere dove vado, tanto tu puoi andare avanti e indietro, fammi questa cortesia. Ecco, questa potrebbe essere, guardate che questa macchina che fa già queste cose e produce diversi quintali di mozzarella al giorno, va bene, ma non costa più di 10.000 euro. Quindi immaginate, con mezzo milione di euro, tanto verrà destinato a questi laboratori, che cosa potremo comprare. Ci siamo? Perché se voi imparate a produrre, che conoscete i protocolli, allora sicuramente voi sarete più portati a dire: ma io potrei farcela, perché non tentare? Comincio in piccolo, anzi, verrete a scuola e direte: dirigente, ci parlò della cooperativa di transizione, ci è piaciuta l'idea, siamo tre persone, tre ex studenti, vorremmo utilizzare il laboratorio per 3 mesi, 6 mesi per sperimentare la nostra idea e vedere cosa significa il mercato, perché uno dei grandi errori che fa la piccola, l'impresa, la startup, è di essere abbandonata a se stessa, di non cercare un senior e di non accettare spesso neanche i consigli, e di conseguenza fa passi incauti, brucia i capitali che ha a disposizione, si indebita e deve chiudere velocemente. Se invece operate in un contesto protetto, come può essere un laboratorio che mette a disposizione la scuola, dove gli investimenti sono zero per voi, vi dovete occupare della materia prima e del vostro mercato, beh, permettete, diventa un po' più semplice. Franco, ti piace come idea? Ma noi, io l'ho detto prima, no? Vi ho fatto perché da anni siete sul territorio, ma molto più tempo di me, che io ci sono da 20 anni e faccio il dirigente da 6 in questa scuola, ma voi c'è una vita ed sono 20 anni che io vi vedo all'opera, no? In questo senso, in questa direzione. Ecco perché il rapporto con gli imprenditori è importante. Anticipo già che quanto prima costituiremo una specie di gruppo di lavoro cui preponderante la parte sarà dei docenti di agronomia, e qua ce ne sono due, che incontreranno e dovranno tentare di fare gruppo stabile con gli imprenditori del territorio, soprattutto, va bene, o della filiera agricola, qualunque essa sia, che si può utilizzare, e della trasformazione agroalimentare, e ne abbiamo. E noi dobbiamo far capire, attenzione ragazzi, voi dovrete far capire, poi anche voi parlando del territorio, che moltiplicare queste aziende nel settore agricolo non è competizione per gli altri, al contrario, la competizione si ha quando un territorio raggiunge la maturità produttiva. E questo dire che un bambino, no, è un neonato, il che significa che le imprese agricole e imprenditoriali che ci sono, va bene, soprattutto il settore agricolo, sono insignificanti. Al contrario, se le 10 che abbiamo diventano 100, è un vantaggio per tutte, perché significa che per 100 aziende qualcuno di voi può dire: ma io apro una piccola azienda che produce i vasetti, no? E glieli produco per loro. Qualcun altro dice: ma io sono più avanti nel digitale, no? Quindi gli faccio il packaging specifico
E poi il packaging è il modo in cui viene confezionato, no? E magari col cut laser digitale, no? Incido la pelle, incido qualcosa che viene attaccato sopra e aggiungo valore come ricordo del territorio, così questo tipo. Cioè, poi lì è la fantasia. Però finché ci rimangono soltanto 10 aziende, queste devono, no, mettere in conto che devono ritirarsi ogni volta prodotti base, anche magari i vasetti, per 3 o 4 anni, perché probabilmente non li consumano, non hanno quello che possono ritornarsi con una vagonata, no? Ci siete? Qual è l'idea? Ragazzi, veramente andiamo veloci, però adesso fate i bravi. Primo è il caseificio. Secondo, birrificio. Poco fa sentivo con piacere la birra del castagno, no? Allora, questa è un'idea che mi diede anni fa proprio Anna Laura Rico, che attualmente è deputato per i 5 Stelle, no? Che dice: ma sì, il birrificio costa poco e soprattutto stando andando, no? E anche a costi elevatissimi, va bene? A prezzi elevatissimi, le birre, va bene, artigianali, magari un po' insolite. Beh, scusatemi, voi andate nelle pizzerie, vero ragazzi? E magari per la tasca ognuno di noi prende la birra, la Costa, non è, insomma, tutte queste calamoretti, no, tutte birre 2-3 euro. Scusate, provate ad avvicinarvi alla birra artigianale. Ci vogliono 6 euro minimo per una 33 cl. Vi è capitato? Che sono, allora, buoni bevitori di birra, ecco. La gente paga per la qualità, paga perché quel prodotto è cool, senso vero della parola, è cool, in qualche maniera dice qualcosa alla persona. Anche un birrificio, sapete un birrificio che produce 400 litri di birra, va bene, quanto costa? Quanto? Chi ha detto 100.000 euro? Qualcuno? Quanto costa? Ah no, ho sentito un 100.000 euro. No, 10-15.000 euro. Allora, la sfida qual è? Permettetemi, formarvi, offrirvi, no, la sponda della cooperativa di servizio, inventare un buon prodotto, crearvi in qualche maniera uno spazio nel mercato e poi mettervi in proprio. Ma qua su questo territorio però, poi non fate che ve ne andate fuori, vero? Ecco, avete afferrato qual è la grande sfida che da anni stiamo portando avanti, e questo qua è un progetto che secondo me doveva già essere finanziato 3 anni fa, ma per le lungaggini della politica, diciamo, a settembre mi avevano chiamato che dovevo andare a firmare la convenzione con la Regione Calabria, probabilmente per via delle elezioni politiche hanno bloccato di nuovo tutto, e quindi vediamo quando adesso i nuovi riorganizzano il tutto. Allora, qual è il problema? Inizialmente, queste sono state le mie grandi polemiche, per cui i politici del territorio mi amano tantissimo, perché feci scendere la commissione. Qua la racconto questa storia perché è bene che si sappia, visto che lì poi si dicono tante cose anche strane. La strategia delle aree interne individuò due leve strategiche, e Franco lo sa, due leve strategiche, cioè su cui doveva andare il grosso dei finanziamenti: la scuola e la manifattura, l'imprenditoria locale. Alla fine noi e loro siamo stati alloggiati benissimo, su 14-15 milioni di euro, noi la scuola più grossa ha dato 750 mila euro più altre cose intorno, a loro 900 mila euro in tutto, no? E gli altri soldi hanno preso altre strade. E boh, poi lo scoprirete, io lo so, però diciamo, io ho solo protestato questi anni, anche facendo la battaglia sui giornali, no? E provocando nell'arco di 5 giorni una riunione straordinaria, presentatemi come ordinaria ma scemo non ero, alla Regione Calabria. Andai lì e trovai più o meno un 25 persone, 6 o 7 sindaci, quasi tutta la commissione romana e tutta la commissione regionale che si occupa delle aree interne. Il problema qual era? Che io, dopo essermi consultato con il consiglio d'istituto, i rappresentanti di sede e quant'altri,
anche con gli studenti veramente degli istituti, annunciai che eravamo pronti a uscire dalla strategia delle aree interne. Un problema politico enorme per la Commissione di Roma. Perdevano una delle progettazioni più innovative che avevano, tant'è vero che la nostra esperienza è portata ancora oggi in giro dalla Commissione nelle aree interne d'Italia, no? Quindi sono scesi un po' arrabbiati, professore Fatti, ognuno ha raccontato la sua, alla fine abbiamo avuto una discussione, di dirigente c'ero solo io, dei sei dirigenti, quindi non riguardava la scuola in generale, ma riguardava la posizione, perché di quello che abbiamo discusso ferocemente per tre ore, spalleggiato esclusivamente dalla Rotundo, il commissario prefettizio, che si beccò una rampogna perché a un certo punto le disse il Soda, il dirigente regionale, disse: mi scusi dottoressa, ma lei è un impiegato, dice, lei è un impiegato della prefettura, dici, non può nutrire questi sentimenti, cioè no, di attaccamento. E da quel momento un po' si è contenuta, va bene. Quindi io, per difendervi, per difendere queste idee al vostro servizio, ho fatto questo e molto di più da questo punto di vista. Quindi cercate di capire che le cose, quando si fanno, costano fatica. E anche questo, diciamo così, è entrepreneurship. Entrepreneurship, vi spiegherebbe Franco, è avere una visione, un'idea di largo respiro che va oltre l'anno, oltre il biennio, oltre anche i 5 anni. E allora, birrificio. Non è difficile fare le birre, va bene? Bisogna volerlo fare dopo che uno ha imparato. Ho anche contatti con il Soverato e con la Mezza Terme, con gli alberghieri, con i docenti, per poi farli salire e educarvi in questo tipo di lavoro. Quindi c'è un discorso molto ampio, già strutturato, aspettiamo le risorse. Ci sono i laboratori di panificazione, va bene, dolci e salati poi pure, va bene, anche qua costa poco, va bene. E c'è il laboratorio poi per le composte, i vasetti sott'olio, sott'aceto, per valorizzare i prodotti del territorio e le produzioni locali. Ci siete? Come vedete c'è spazio per tanti talenti, per tante idee. Dice, dove verrà questo? Il finanziamento iniziale richiesto è accordato fino alla seconda edizione della progettazione, quella che si chiama definitiva, era di 1.700.000 euro, di cui quasi 1.850.000-900.000 andavano per la ristrutturazione del foro boario, perché questo è onnivoro come spazi, ha bisogno di 1.500 metri quadrati. In quella famosa incontro, no, alla fine uscì la proposta o di sistemarlo qua dentro, ma non è possibile perché mancano gli elementi essenziali di salute e benessere, quindi irraggiamento diretto, areazione, per cui fu scartata quasi subito, eccetera, no? Voluta dai politici, perché tolsero questi soldi e ispernuzzarono a destra e a sinistra, mandandoli anche verso i comuni del Savutano, no, del Savuto. E l'altra ipotesi che rimase fu quella di sistemarlo nell'edificio scolastico di fronte al comune, al secondo piano. Totale 3 aule di 40 metri e un'altra auletta piccolina di 2,5 metri per altri 5. A un certo punto, quando deliberarono questo, gli dissi, vabbè, significa che quando arriveranno, no, i tir con queste attrezzature, così come sono impacchettate, le conserveremo in questo bel ripostiglio. Perché se servono 1.500 metri quadrati per avere questo spazio, voi non potete avere la presunzione, e tolgono anche 250.000 euro per la ristrutturazione di queste 4 aule. No? Rimangono con 500. E dissi, guardate, siccome abbiamo litigato ferocemente con qualche sindaco del Savuto, no, dissi davanti alla Perani, ho detto, guardate, voi state dicendo che voi decidete, io devo eseguire. Vi ricordo 1.000 volte che sono una pubblica amministrazione, posso essere presuntuoso e dire che sono un po' più alto di voi, perché voi avete un bilancio che tutte e 3 sindaci principali arrivate a 4 milioni, io li supero da solo, no?
come stipendi eccetera, quindi possiamo parlare alla pari per quanto riguarda come contribuiamo al mantenimento del territorio, senza presunzioni, no? Dissi, io vi assicuro, voi fate questo, ho detto, da me non vi aspettate che firmi nessuna convenzione a queste condizioni. Se non che arriva la fase esecutiva, perché è bene che si sappiano queste cose, so, si dice che Caligiuri è un grandissimo punto in sospensivi, no? Giustamente, così sono andate. Arriva al dunque, però la Regione Calabria gli dice, sì, ma l'edificio deve essere antisismico. Ce l'avete? No, che antisismico, quello lì, no? A un certo punto mi chiama un progettista e mi dice, dirige, ma il vostro liceo, come dicevate voi, è ancora disponibile? Ho detto, 7 classi ci sono, no? Ho detto, il resto è vuoto. Fa, perché abbiamo problemi qua, perché non ce lo passano su questo edificio, perché non ha la certificazione antisismica, quindi, dici, se voi ce l'avete, ho detto, io non ho la documentazione, ce l'ha la provincia che non me l'ha data. Ho dato il numero di telefono, ok, il certificato antisismico l'edificio, per cui adesso verrà sistemato in maniera impropria, va bene, all'interno del liceo. Ed è una soluzione pessima, pessima, pessima. Perché non si è voluto capire che questo era uno dei grandi progetti d'area e non della scuola di Caligiuri, no? Perché è al servizio di tutte le persone. Si prevede persino che le associazioni, o addirittura in modo residuale, se c'è lo spazio produttivo, anche le singole famiglie possono, o un gruppo di amici può venire a dire, abbiamo l'uva? Vogliamo fare composta? E chi te lo proibisce? Raccoglie un quintale di porcini? Sì, ma voglio protocollarlo per vedere cosa. Anche perché se si diffondono anche nelle famiglie, in modo informale, no, la capacità di produrre, va bene, a norma, eccetera, noi facciamo brodo culturale, quel che si chiama, no, capitale umano diffuso. Vabbè. Ora, che cos'è il Fab Lab? Sono cose che voi avete visto, siete andati al liceo, giusto? Avete visto un piccolo Fab Lab? Siete andati a Liti, qualcuno di voi ci è andato? Io ho progettato e realizzato l'anno scorso un bellissimo Fab Lab da 60.000 euro, loro hanno anche il CAT laser, quindi possono incidere qualunque cosa, no? E quindi sul legno, la pelle, eccetera, e quindi è tutto digitalizzato, quindi progettano con il software, mettono dentro la SIM e poi la macchina parte e fa quello che deve. È in grado di tagliarvi il cartone per come dovete fare un packaging, per simulazione o quello che volete, e via dicendo. E qui si sviluppano le competenze digitali che vi servono tra la produzione, va bene, artigianale, si chiama making digitale, va bene, questo doveva venire di 400 metri quadrati, una cosa di questo tipo, invece sarà molto in un paio di olette, quando avremo dato 80 metri quadrati a questo sarà assai. E poi c'è l'area di co-working, no, questo qua siamo ancora nel Fab Lab, vedete qua per esempio queste stampe, no, fatte con legno fatto, stampato, no, in qualche maniera con. E poi questo qua l'area di co-working, vi ho messo un po' i fondatori di Cosenza con cui abbiamo un lungo e bellissimo rapporto, va bene. E che cosa fanno? Vedete, questi sono alcuni ambienti. Sapete cosa è successo in questi 7 anni? Che alcuni ragazzi, stando lì, hanno cominciato ad avere rapporti con alcune multinazionali, tipo Team Service, T-Team, per intenderci, hanno fondato delle aziende e ce ne sono due che occupano, ovviamente riservate, diciamo, due grosse aree, va bene, e ci sono andato così una volta, che visto i buoni rapporti mi ha permesso di entrare e vedere, ci sono 10-12 persone che lavorano contemporaneamente, hanno fatto una società e gestiscono tutto un settore della team. Sono una società, non sono dipendenti della team, è una società. Li gestiscono, perché la team è molto grossa in giro per il mondo, li gestiscono, mi hanno spiegato, pensate un po' voi, sapete che cosa? La raccolta di informazioni con analisi, proposte, eccetera, per le riunioni che fanno gli uffici o diciamo i quadri e i livelli dirigenziali della team in tutto il mondo.
lo fanno da Cosenza, da questo ambiente. Ed è così che è nata questa azienda super tecnologica che ha raccolto i migliori cervelli, forse, che operavano in quel momento lì, no? Ha dato loro un futuro, una cosa soddisfacente, e che poi deve essere di imitazione per voi, per noi. Ci siete. Ecco perché vi dicevo, intorno a questo progetto noi ci stiamo spendendo da anni, ma è necessario adesso che voi ci stiate vicino, e non solo col cellulare, ragazzi, solo col cellulare, ecco, ecco. Ma è necessario a questo punto che la scuola, va bene, intessa rapporti forti con il territorio, che si faccia consigliare e anche guidare su queste cose da chi già questo territorio lo batte da anni e con sacrificio e con difficoltà. L'amica Vincenzina, sono io da 20 anni la conosco, da quando sono arrivato, è da 20 anni che parla di castagno, di produzioni agricole, che va a fare la formazione anche sul territorio ai piccoli contadini. Maria Antonietta, io la conosco da pochi anni, da 6 o 7 anni, no? E anche lei è sempre lì. E non è che le cose vanno sempre bene, risultati non sempre ce ne sono, eppure hanno maturato una cosa che si chiama resilienza, che fa parte dell'entrepreneurship. Sapete cos'è la resilienza? Una parola che non si usa, ma solo questa può indicare veramente qualcosa, cioè la capacità di resistere all'avversità. Quando sembra che tutto è finito, uno trova la forza di dire ma va e riparto. Ci siete? Questa è la resilienza applicata nel mondo imprenditoriale. È il mulo cocciuto che dice ma io continuo a sbattere la testa, continuo a scalciare finché qualcosa non succede. E l'imprenditore è uno che ha questa competenza, ha questa capacità, che non si insegna sui libri, si insegna vivendo queste situazioni, facendosi forza a vicenda. Ecco perché chiunque di voi pensi di andare da solo sappia che è ad alto rischio di fallimento. Se invece imparate ad andare insieme anche nella difficoltà, uno potrà ballare, ma l'altro magari anche solo per dare forza e non far abbattere all'amico o all'amica, no? Dice no, dobbiamo andare avanti, facciamo così, trova la forza in se stessa per guidare il gruppo al risultato. Ci siamo? Quindi io vi chiedo scusa se ho preso un po' di tempo, ma abbiamo dato un'oretta, ho detto un po' meno, ecco, però volevo parlare un po' con voi perché siete i principali destinatari, anche i vostri docenti. Abbiamo avuto già una riunione tempo fa con indirizzo, con gli agronomi soprattutto e altre materie di indirizzo, perché hanno dovuto scegliere i cosiddetti codici Ateco, cioè quali sono le aree produttive con le quali noi vogliamo sposarci. Cioè dall'anno prossimo loro dovranno modificare il curriculum, quello che fanno a scuola, perché dovranno inserire, va bene, pezzi che provengono da quello che hanno scelto. Se qui abbiamo detto che vogliamo metterci in sintonia con le aziende che producono queste cose, ebbè loro adesso dovranno inserire nel vostro curriculum dal terzo anno in poi, se non da prima, va bene, aspetti teorici, aspetti metodologici e anche attività laboratoriali per la produzione di formaggi, per la produzione di questo e di quell'altro. Ci siete? Come vedete, un po' alla volta ci stiamo avvicinando nel creare, ecco, c'è un problema. Qualcuno mi dice sì, ma come si mantiene questa barca? Perché è chiaro che poi per 100 kg di mozzarella mi sa che forse bisogna buttarci 250 litri di latte, e il latte costa, no? E beh, si mantiene facendo una scommessa con noi stessi. Ma possiamo noi chiedere ai ragazzi imparate ad essere degli imprenditori se noi non abbiamo uno spirito imprenditoriale, nel senso di entrepreneurship? E la sfida è di sviluppare attività in conto terzi. Quindi anche noi come scuola, per poter creare laboratori per voi e avere le materie prime costose, no? Perché voi vi esercitiate, significa che voi in realtà entrerete in laboratori che dovranno funzionare come piccole imprese artigiane. Quel che voi produrrete, va bene, finisce. Ci saranno le aree dove sperimenterete, ma lì
diciamo così, avremo non la macchina che produce un quintale l'ora, avremo magari la pentola a pressione con cui producete un chilo di mozzarella. Imparate, protocollate i processi e poi vedete il processo grande. Abbiamo pensato in questo modo, perché appare ovvio che parleremo di decine e decine di migliaia di euro di materiale l'anno. È chiaro che no, solo per le esercitazioni, e non ce l'abbiamo questi soldi. Quindi per forza, tant'è vero che a un certo punto mi chiesero in un'interlocuzione, dice, come pensa di mantenere questa struttura? E siccome facciamo con l'azienda. Adesso l'azienda vola tra 25 e 30 mila euro. Quando sono arrivato aveva 15 mila euro di passività fisse l'anno. No, adesso siamo attivi e un terzo rimangono come utili. Va bene? Come utili. Poi reinvestiamo sempre nell'azienda. Le due serre per la sperimentazione, no, della produzione di cardoncello, da lì vengono, come il drone che abbiamo acquistato, da lì vengono. Ecco, quindi continuiamo ad acquistare cose che servono a voi. Va bene? Allora, io vi chiedo, vi ringrazio per essere rimasti fino all'ultimo ad ascoltare. Rifletteteci, pensateci, contagiate, no, entusiasmatevi e contagiate di entusiasmo per questa cosa e queste cose i vostri compagni, anche più piccoli, anche quelli che sono già usciti e che magari vedete che fanno quasi nulla. Ci siete? Perché vi aspettiamo e vi aspettiamo davvero, perché stiamo lavorando e lavoriamo per voi, perché potremmo anche fare una scuola che dice, ma io faccio le mie ore, vado a casa, spiego nella pagina del libro, sono a posto. Non è così che può funzionare più la scuola, tantomeno la nostra scuola, in un territorio così martoriato. Vi ringrazio, grazie e buona fortuna. Ah, l'ultima cosa, così lo sapete tutti, guardate che no, ho appena finito di presentare un progetto per mandare 50 ragazzi del professionale da 16 anni in tre diversi paesi anglofoni, Scozia eccetera, 4 settimane di alternanza. Entro luglio ce l'approvano e quindi forse settembre-ottobre cominceremo. Potranno partecipare anche le quinte, e soprattutto ricordatevi che qua non ci sarà lo sbarramento come è stato finora della lingua inglese, quindi si può andare anche senza conoscere nulla, poi se la vedranno loro. Ok.